Buonasera a tutti e benvenuti in questa live, non della domenica, ma del lunedì. Quella in più, quella fiera, quella senza cam. Eh sì. Ragazzi, per ora, per agosto, poi dopo a settembre, però, nice. Dopo si vanno sempre con la cam. Allora, grazie per essere qui, vi spiego un po' di robe innanzitutto. C'è una novità importante. La novità più interessante è che adesso ci sono due chat. Sì, avete capito bene, ci sono due chat, c'è la chat di sempre e in più c'è la chat per i sub. Perché molti mi hanno chiesto, ma Zeb, io ho fatto il sub, ti sto sostenendo, io voglio una chat un po' più ordinata, quindi cosa ho detto, cosa faccio, limito la chat? No, ma siccome Twitch è fatto bene, a differenza di YouTube per le live, sottolineo per le live, puoi inserire più di una chat. Ecco, adesso ci sono due chat in alto a destra, potete switchare tra la stanza normale e la stanza che si chiama, l'ho chiamata, stanza fiera sub. Se vai su stanza fiera sub, se sei sub puoi scrivere e io ti leggerò, se posso. Quindi, credo di aver risolto il problema nel migliore dei modi, perché senza togliere la parola agli altri ho aggiunto una cosa in più per gli altri, no? Così sono contenti tutti, no? Così sono contenti tutti, perché no, però non va bene. Sì che va bene! E te lo sorbisci pure, e te lo sorbisci pure. Così deve essere. E basta, quindi. Comunque, due chat, basta, così sarà. Noi siamo nella stanza misera. Misera, insomma, cioè... Oddio, oddio, ma come? Cioè, sono andato adesso in live e hanno già inviato il sub e qua... No, 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 dai, non è possibile, si è buggato il programma. Aspetta, no, non si è buggato. I nomi sono tutti diversi, non si è buggato. Marcus Black 93, Alexander Anderson V9, Hemp Twister Vevo? E Inertial Gravy 20, grazie a tutti voi per i 3 Prime Sub e il Tier 1 Sub. Benvenuti nell'esercito degli Aids Gamer. A proposito, sto vedendo, in futuro ho in mente di aprire il network anche su Twitch per le live, per tutti i partner che fanno anche live. In futuro ovviamente, perché ora è presto, però sono interessato a farlo anche qui, così almeno ci si dà una mano. Ci si scambia l'host, così ragazzi vi farò conoscere anche alcuni dei miei amici che portano anche altri giochi interessanti, magari giochi che io potrei portare ma porterei male, insomma ci sono anche altri canali secondo me validi e quindi vediamo. Ora speriamo che questa cosa della chat vada bene, spero di sì, presumo di sì, perché in questo modo le cose saranno molto più ordinate. Ok. E grazie a MetalKira995 per il Prime Sub. Benvenuto anche a te. Mamma mia. Ah, e anche a The Yepman. Grazie anche a te per il sub. Un altro. Oh, arraffica. Arraffica i sub. Grazie a tutti. Adesso iniziamo a giocare perché sennò rinzarunza. Cambiamo la scheda. No, veramente, aspetta un secondino, bellino. Allora, poi devo dirvi una cosa. Allora, intanto mettiamo RDBD, no? Che ieri qualcuno mi ha chiesto, ma Zeb, ma dopo fai DBD, ma dopo fai... E ora si fa, quindi zitti. Modalità prestazioni. Allora, in pratica, rispondo un'altra volta alle persone che stanno pensando, ma Zeb, ieri sera avevi la cam, la testa lì, la pelata fiera, no? Così... Come mai niente cam il lunedì? Come mai? Allora, io sono il primo a volere la cam, io la voglio con tutto me stesso, la desidero, però questa casa è in un certo modo, cioè necessita di manutenzione costante. Non mi sono allestito bene la stanza, stiamo in mezzo a un trasloco, non lo posso fare ora perché è agosto, io agosto non faccio nulla, non posso neanche lavorare, le persone ragionano così, io non posso... Per esempio, mostrare una casa in affitto ad un potenziale cliente. No, non si può fare perché la nostra agenzia d'agosto non lavora. Siamo tutti in ferie perché siccome odiamo il nostro lavoro con tutto il nostro corpo e il nostro spirito, ad agosto, siccome è sacro, non si muove nulla. Allora, cosa succede? Succede che a settembre, già dal primo settembre, vado lì all'annuncio. Pronto? Sì, sono interessato a vedere quella casa in centro. Quando è che posso passare? Poi...
Non appena riesco ad allestire il mio ufficio nuovo con tutte le cose sistemate, allora ci sarà la cam per ogni live. Cioè, ogni live avrà la cam, come giusto che sia, perché è sacrosanto, nel senso che è una cosa che lo streamer dovrebbe fare, no? Ora c'è chi, anche chi non lo usa, ma quella è una decisione personale. Ci sono anche persone che, per esempio, non vogliono essere riconosciute dal vivo, ci sta, è una scelta loro. A me, invece, insomma, io sono di tutt'altro pensiero, quindi comunque provvederò quanto prima a rettificare la situazione. Grazie The Matt 654 per il Prime Sub, grazie mille, benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie a Shibe LP 670 per l'€76, che è dalla Svizzera? È dalla Svizzera, vero? E mi scrive Manasera Zeb. E poi per il tifo i 100 bit, grazie del cheer a Inertial Gravy, che poco prima ha fatto anche il sub. Ora iniziamo a giocare, noi oggi faremo una killer rotation, perché ho visto anche altri streamer farlo ed è una cosa carina, perché comunque riesci a far vedere tutti i killer, così a dosare bene le robe. Quindi inizieremo col Trapper, poi faremo una partita Survivor, poi facciamo il Campanaro, poi facciamo un'altra partita Survivor e poi Mickey Rourke e così via. E sarebbe la Killer Survivor Rotation, lo fa anche True Talent e mi sembra un format abbastanza azzeccato, perché poi Zeb, fai lui, fai Mickey Rourke, fai l'infermiera, fai Myers, fai Freddy, capito? Almeno così sapete già quando deve spuntare il prossimo personaggio e cerco un po' di accontentare tutti. Anche perché molti mi chiedono le build, mi chiedono le robe, i perk, insomma è un modo per rendere più vario il gameplay. Io vi ringrazio di cuore, credetemi, di cuore per tutti questi sub che stanno arrivando. Ecco, abbiamo già trovato. Io gioco a petto nudo perché sono bravo. Aspetta che se no qua mi parte tutto. Mettiamo la saccoccia per trasportare due trappole in più. E poi noi metteremo un'altra roba, metteremo, sì. No, questo forse no. Questo è carino. Questo è carino. Mettiamo questo, toh. Però anche questo è carino, Questo, sì, Dying Upon the Trapped. Questo non è male. Dai, allora io direi di iniziare con un Trapper. Col Noid, perché il Noid, sai, può sempre servire, soprattutto se stai giocando contro due persone con le cassette. Prima partita di stasera, io ringrazio, chi devo ringraziare? Lord Dollar per il Prime Sub, Ale95 per il Prime Sub e Jackie94 The Shooter per il Prime Sub. Grazie a voi tre e benvenuti a tutti nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie, poi c'è Tommy Vray che fa un cheer di 100 bit, che ha una bella tifoseria già bella calda stasera, calorosa, vediamo di giocare bene. Io ho già la chat dei sub qua, sto leggendo un po'. Poi quando giochi Mickey Rourke devi cantare la canzoncina, per forza, Rurchini Rurconi. Quando continuerai Resident Evil 4? E io penso domenica, si continuerà domenica, durante la live con la cam, quella un pochino più speciale. Buonasera Radius e buonasera Manuela. Buonasera Manuela. E buonasera Crimpy. Zazamamt, che nome è Zazamamt? Zazamanz? Cryshots? E tutti gli altri. Allora, vediamo un po'. Grazie a Giorgio per la donazione di stasera. Giorgio, lo so che speravi, ma sai com'è? Vorrei le live di Resident Evil, vorrei farle con la cam, quindi se ne riparla domenica. Però ci sarà, la continua ci sarà, tranquillo. Buonasera Zeb, presente stasera, anche se sai come la penso. Buona live e bellissima l'idea della stanza sub. Bene, bene, bene. Allora, iniziamo. Iniziamo. Trappolina. Trappolina vicino al pallet, direi. Benz. Poi una sgamo, forse qui. Qui, vai. La sgamo, insomma, è così così. Non è detto che ci caschi. Però devi metterli sempre ai pallet, Devi sempre mettere le trappole intorno ai pallet, così appena iniziano a loopare gli arriva nel retto come Lazzaretto. Buonasera Bifcotto, è bentornato in live.
Hai visto che ho messo la chat fiera? Grazie del Prime Sub. Comunque leggerò tutti i Prime eccetera dopo la partita, perché sennò non gioco. Cioè, pensate un po', siete talmente gentili che vi volete supportare tutta, cioè che non riesco a giocare se leggo tutti i sub. Siamo arrivati a questi livelli. Bene. Ecco, vedi, a piazza le trappole. Hanno rushato John Jen. Vabbè, succede. Eccolo, a petto nudo, convinto. Un altro subito. Oh, ma rushano di brutto. Vai. Prima trappola. Ce la fa? Mi sa di sì. No, non ce l'ha fatta. Ok. Allora cambia tutto. Perfetto, grazie per avermi avvisato che sei uno stronzo. Mi ha detto, guarda che io sono stronzo, i pallet non sono infiniti, non sono infiniti. Devo settare quella trappola là. Finestra? Sì. Bamboozle. Ora voglio vedere dove va. Ora cercherà un altro pallet. Questo aveva Dead Hard. Aveva Dead Hard. Ora faranno un altro gen. Madonna, questi si rushano di brutto, già si capisce. Allora, vediamo di metterlo lassù. Anche se potrebbe avere Decisive. Se ce l'ha, scappa. Se c'ha il Decisive, scappa. Non ce l'ha. Vai. Allora, mettiamo questa qua. Che rompe un po' le palle. Tanto ora finiranno un altro gen, Finiranno quello lì o quello là. Forse quello anzi. Quello là, questo davanti a me. Ah no, sta a buon punto pure questo. Vai, prendi la trappola, non la prende. Ma il problema è che c'è il Decisive, bisogna fargli c'è il Decisive. Grazie Zeb, sei il top della fierezza. Mi dedichi un Mars? Aspetta un attimo, va, che mettiamo questo qua. Mettiamo questo qui. Che fa bene alla salute. Dimitru, petto nudo, dove è andato? Sai che faccio quasi? Ma la salvano o no quella lì? No, rushano. Preferiscono rushare. Aspetta, ho sentito qualcuno qui. Mi sa. Ho sbaglio. Forse mi sbaglio. Però stanno rushando a merda. Sta rushando un sacco, Vabbè, ho il Noid, quindi. Ma si è buggata la barra. Non scende la barra dell'entità. Avete visto? In basso a destra. Non scende. Pretty good job. Ma non la vogliono salvare. La lasciano lì. Ma che è successo qua? Ma da quel che vedo sta per morire. Ma comunque sempre che stanno tre gen qui, Qui c'è qualcuno. Secondo me ci prova. Vedi? Sapevo io. Quella è morta, se la prendo. Hai altri problemi tu adesso a cui pensare. Ben altri problemi. Questa è scarsa. Dead Hard? No. Questa c'ha il Decisive però. Accidenti. Vediamo se riesco a... Provo. Sarà difficile. Se mi bodybloccano ce la farà a scappare. Ma forse c'è... Ok, questa è morta.
Quello ancora. Oddio! Ha funzionato la Dawn! Vedi? Si è liberato dalla trappola da solo e l'ha atterrato. Ma tu mi stai sulle palle a prescindere. Vai nella trappola, dai. Dai, vai nella. No, ma per poco l'ha sfiorata, eh. Avete visto? L'ha sfiorata la trappola. No, mi interessa prendere lui perché è più vicino a crepare. Bisogna vedere se riesce a tenermi. Buttalo giù. Spacchiamo questo. Non so, lo sa che c'ho bambuse, non lo so. Devi tirarlo giù per forza. Vabbè, ora mi sa che ha finito i pallet in questa zona. Mi sa proprio di sì. Io ho come il presentimento che se abbatto questo si rage quitta. Vediamo se è vero. Vediamo se rage quitta. Secondo me potrebbe rage quittare. Secondo me rage quitta. Ho questo, non so, c'ho la sensazione proprio, capito? C'ho proprio la sensazione del lercio fangoso. Perché quando si mettono queste skin dicono, io sono, guarda, sono bravo, io cario tutti, guarda, E c'ho ancora il Noed, quindi pure che finiscono il gen dovrei riuscire a pescarne un terzo poi. No. Speriamo di prenderlo in tempo, perché se c'è l'adrenalina sono cazzi poi. Allora, uncino, vai. Secondo stadio, mi sa. Sì, secondo stadio. Ora io ho un altro presentimento, ovvero che lui sia il caposquadra, quindi se non lo salvano si incazza un po', secondo me. Se non lo salvano, secondo me gli girano un po' le palle. Gli ultimi gen stanno laggiù. Non credo neanche di farcela in tempo ad arrivare lì, Secondo me non ci arrivo in tempo. Vedi. Prevedibile. L'ho visto. E Dwight chi è? Sa che è Dwight. Sì. No, non è Nia. Sì. È Nia. Questo schifoso. Vai. Vediamo un po'. Ora loro andranno ad aprire, ovviamente. Mi sa che non ce la faccio. No, mi sa che è 2 su 4. Per il Gen Rush, maledetto. Aspetta, ho visto qualcuno. Ciao. Vieni con me. Ti porterò in un posto molto bello. Si chiama Inferno. Però ci rimani tu, io non rimango. Bene, mi stava abbastanza sulle palle quello. Meno male che è schiattato, vai. Bene, quello è aperto, vai, GG. E mi sa che è GG. Eh sì, questo è più furbo, lo vedi come è più furbo. Tu sei più furbo di quell'altro, sei più furbo. Vedi, quello invece si credeva bravo. Io sono bravo e ci penso io. No. E vabbè, dai, la mappa non era neanche troppo vantaggiosa, per il killer. Eppure sono riuscito a intrappolare un po' di gente e a fregare l'ultimo così. Ha rischiato però, a fare una cosa del genere. Ha rischiato. Allora, benvenuto Edoardo02. Grazie del Prime Sub. E grazie Dargen D per l'euro di donazione. Ma la sera Zeb, e grazie anche per questa live fiera. Mi raccomando, rurcali tutti. Quando arriva il turno di Mickey Rourke, volentieri. Ecco, si spiega questa cosa, Pezzo nuovo, cassetta grossa, cassetta con la roba per riparare più velocemente. Vabbè, GG. No, vabbè, sono soddisfatto del risultato, perché considerando gli add-on ho giocato anche bene, dai. Ora andiamo su Survivor. Si fa rotazione. Survivor Killer. Grazie Smoke Hero 22 e Yandrech
zio Bilbo, 11.22 a tutti quanti per il Prime Sub, benvenuti nell'esercito degli Easy Gamer qua su Twitch, il nuovo esercito degli Easy Gamer, grazie mille a tutti per il Prime Sub. E poi c'è anche Enigmist 4 e Nikinuso, grazie a voi due per il Prime e benvenuti. E grazie a Giorgio per i 100 bits, anche lui a tifare, nonostante... Ecco qua lagga, qua lagga? No, 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 vabbè dai, non lagga troppo. Lagga ma non troppo, cioè lagga sempre ma non troppo. Grazie Giorgio, tifo per rivedere la mitica partita delle 13 vittorie di fila. Ma dipende dal team, Giorgio, non dipende solo da me. Dipende anche da me ma pure dagli altri, Porterai su Twitch il gioco Little Nightmares? Io l'ho visto su Steam e sembra carino, Costa un po' troppo secondo me, per quello che è, però sembra interessante perlomeno. Mi è piaciuto così tanto il modo in cui hai detto il mio nome che l'ho cambiato. Zazamans! È quello che dici quando atterri uno col Decisive dopo 2 secondi che l'ha usato. Zazamans! Allora, un po' abbiamo Onishi, Fabio Beltrami, Crash Black Zero e Gingel, X Rockfire 550X e The Big Joy Xbox. Grazie a tutti voi per il Prime Sub e benvenuti nell'esercito degli Ace Gamer. Oh, tantissimi stasera. Ma pure ieri, ma oggi pure, oh ragazzi. Io pensavo, vabbè, sai, la prima sera arriva la... No, pure oggi, roba da matti. Allora, vediamo un po' se finisce sto caricamento il da farsi. Vediamo la mappa, vediamo chi è il cattivo signore che dovrò affrontare. Vediamo un po', perché in questo gioco, come ben sapete, dipende molto... L'esito della partita dipende molto dal contesto, dalla mappa. Ecco, Fractured Cowshed, non male. La fattoria è un bel semi-infinite se gestito bene. Però anche lì, se hai una nurse contro, per esempio... Howdy, partner! C'è un Jake Western qua, il cappellino. Ah, niente ruin, che bello, niente ruin. Qualcuno qui ha il potato PC? Io? No, vabbè, scherzo. Un pochino, dai. Ora arriva. Vabbè, ho fatto scoppiare il gen, giustamente. Dove bagno, dove bagno, dove? Qualcuno potrebbe dirmi un bagno. Dove bagno. No, no, Leatherface. No, Leatherface, lasciami stare, dai. No, Leatherface. Mi sa che vuole me, mi sa che guarda, si vede. No, m'ha lasciato stare. M'ha lasciato stare per ora. No, tornato. È tornato il Benzen. No, è su. Hans? Che bella! Ah! No, scherziamo! Non volevo offenderla! No, non volevo. L'intenzione non era quella. No, non era quella l'intenzione, Guarda che non era. Non rispetta. Madonna, zero, Non rispetta i pallet. Proprio il pallet per lui è la merda, non lo rispetta. Non si ferma, li mangia i pallet, questo, Bamboozle? Sì, Bamboozle. Called it. L'ho collato proprio. Qua. Zibiri. No, non mi fa rinzarunza. Qua, cambia direzione, guardalo. Ancora. No, vabbè, ma è ingiusto. Non mi puoi far così, Non mi puoi far. Oh, non me l'ha... Oddio, mi ha lasciato... E anche oggi si carica la partita.
Bravo! Bravo! È stato bravo. Secondo me è stato abbastanza capace. Ce l'ha tenuto molto il killer. Vorrei sempre trovare compagni come lui, che tengono il killer per tanto tempo. È veramente una risorsa. È una risorsa, eh. Quasi quasi, sai che faccio? Vado a salvarlo, guarda. Da quanto è stato bravo, mi è venuta voglia di aiutarlo, capito? Mi è venuta voglia di aiutarlo. Aiutiamo questo bravo giocatore. Dai, vieni qua. Perché? Vabbè. Lercio Face voleva proprio te, Mazun. Voleva, però poi si è reso conto che non era cosa. Almeno quello, ha cambiato bersaglio. Le chiappe le mette lui, sì, l'ha messe lui. Ma il problema è che l'ha messe troppo presto. When you try your best, but you don't succeed. Il biscotto, ma anche due man rovesci, se per questo. Vabbè, lo sta tenendo Jake Western. Sta tenendo il Lercio Face. Ma io direi, cioè, a meno che non abbia il Noed. Perché se ha il Noed succede come l'altro giorno, no? Che stavamo vincendo alla grande e poi l'abbiamo presa nel culo alla fine. Perché si sono fatti abbattere a catena tutti, a manetta. E vediamo, non è detta l'ultima parola. Non è detta l'ultima parola, ragazzi. Qua. Aia. No, io vado, no? Vuole lui, mi sa. Ok, è tornato nella cassetta. Il pallet mi sa che l'ha già usato là dentro, quindi vedo di finire qua il prima possibile. L'ha sdunzato, sì, ma per ora, bisogna vedere tra un po' se Claudette possa aiutarla. Cos'era, un clicchino di incoraggiamento? Vai, all'ultimo gen, signori. All'ultimo gen, dov'è? Dovrebbe essere o laggiù nella stalla, non lo so. Grazie per i sub, leggo dopo la partita. Vai, ok, l'ha tenuto un po'. No, quello è stato decente almeno, perché io non ho nulla da dire se reggi un po' il killer. Ma se vai giù subito, allora lì già, insomma, è un altro paio di maniche, no? Vabbè, l'ha tenuto un bel po', dai, ci può stare. Ora, se lo campera, finisco il gen. Nice. Questo quitta male? Non lo so. Ma secondo me no, perché dice, vabbè. Sai se quitta, secondo me quitta se riesce a salvarsi pure Jack alla fine. Magari col borrow time. Allora sì, potrebbe quittare. Di solito i killer quittano quando non riescono a prendere nessuno proprio. Allora lì parte il nervo. Dio! Parte il bestemmione. Strappa il cavo Ethernet dal PC. Non mi è apparso il sub. Potrebbe essere in ritardo, però dovrebbe apparire, sì. Potrebbe essere un po' in ritardo, magari non è istantaneo, ci vuole tempo, eh sì. Perché ci sono talmente tante persone che sabbano, che se un po' si intasa, secondo me. E comunque c'è un cooldown di base. Vai, abbiamo finito. Vediamo se è al Noed. Thanks. Ce l'avrà il Noed? Secondo me sì, perché è proprio... No. Aia, è dietro quello, è dietro Jake. Vado ad aprire, visto che è dietro a lui. Ok, vado ad aprire, ma... Jake è un altro che sa giocare decentemente. Il Bill no, il Bill sinceramente no, assolutamente. Quello di prima ha appoggiato le chiappe sulla motosega del kill. Eh sì, è rimasto, io non so che stava a fare. Io veramente, mi piacerebbe sapere che cosa stava facendo esattamente in quel momento. Per essere preso subito. Ma non per modo di dire, cioè appena ha cambiato bersaglio già stava a terra quello. Vai, GG. Vediamo un po', avete bisogno di una mano oppure posso andare via? Non so neanche se c'è il Noed, ancora, non si sa. Non si sa se è al Noed. Noarinza escapes Arunza. Eh sì. Hanno già frugato, ma.
Poi l'altra uscita sarà aperta sicuramente, pure l'altra. No, vabbè, questo... No, mi sa che non ce l'ha il Noed. Ah, qui c'è la botola. Il pallet qui è rotto, ovviamente. Gli altri sono scappati. Aia. Aia. Il culo lo metto io. Il culo lo metto io. Al resto ci pensi tu. Ma il culo lo metto io. Se c'ha il chili, sono cazzi mia, eh. Vabbè, l'uscita è qua, però dico, secondo me... Mi sa che face campera. Andiamo a vedere se face campera, dai. Vediamo se parti face. Ecco il face. Qua, qua, fu! No, no. Aspetta. No, 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 no. Roba da Pierluigi. Qua, 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 che chip. No! Ma ce l'hai in Noed? No, non ce l'ha, dai. Ma va, va, temporeggia lì. Ma c'hai pure bambuso, lo? Ma rimaniamo qui fino a domani. Pensavi, eh? Pensavi che ti bastasse la distanza, eh? Calcola meglio. Dance? Dai, vabbè, dai, dai. 21.000. Dance? Ma dove ci sperava? Hai visto il... Dai, Bloodlust, forza! Dai, Bloodlust, andiamo, prendiamolo, questo stronzo che trolla, prendiamolo! No, porco! Campana Rotime, allora grazie Fabro, Mastro Cicuta, Batta 98, Alex Bond 93, Nuotatore 9, Justin 92, Veteste 856, Pasquale Catena. Ce l'ho fatta? Sì. Grazie a tutti voi per i Prime Sub e benvenuti nell'esercito degli Ace Gamer. C'è la chat esclusiva in alto a destra, mi raccomando, eh. Allora, andiamo un po'. Ah, prendiamo tutto quanto. E grazie per la donazione, ai 10 anni. Grazie per questo euro. Molto gentile. Mamma, la sera, Zeb, che lusso. Live quasi ogni sera. Eh sì, e poi verso... Guarda, voglio essere realistico. Tempo che allestisco tutto. Verso metà settembre, forse un po' prima, cammino ogni live poi. Ok, allora qua cosa c'è di bello? Niente, c'è questo, prendiamolo. A me però serviva questo. Serviva proprio. Allora, mettiamo questa e poi noi metteremo anche... Anche? Questa. E poi mettiamo... No, non lo mettiamo, non ci serve. E poi mettiamo que... Questo qua, no, non lo mettiamo perché non ci serve, ripeto, vai. Però sto campanaro senza Noed, campanaro senza Noed vuol dire volersi male, ma io mi voglio male, infatti, mi voglio male. Grazie un milione, Mocuccino, NR03 e Blizzardo01. Blizzardo, fiero. Grazie a voi tre per i Prime Sub e benvenuti nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie mille per il supporto. Mi fa molto piacere che la gente decide di fare, di mettere il loro Prime Sub a buon uso della serie. Sì, io effettivamente ce l'ho l'Amazon Prime. Io Twitch l'ho scaricato apposta per Zeb, pensa un po'. Allora a chi darlo se non a lui? Madonna. Allora, ci abbiamo un Dwight, abbiamo una Fang con la torcia, abbiamo un Bill con una cassetta e abbiamo una Nia a mani vuote
No, perché la chiave comunque si vede poco, devi farci caso. Vai, andiamo. Ti ho donato qualche minuto fa. Aspetta, fammi vedere. Cryshot, sì, è vero, grazie dell'euro. Grazie per avermi avvertito, mi era sfuggito, mi dispiace. Mi sono abbonato sto pomeriggio, fuori live. Bene! No, ma chi abbona fuori live è proprio... Madonna. Mi verrebbe da stringergli la mano proprio, cioè... Lo voleva fare proprio. Lui non voleva aspettare la prossima live, no. Già da prima voleva, già da prima. Grazie. Vediamo come va sta partita. Se esce una mappa brutta mi dovrò impegnare molto. Non ho neanche il Noed, niente. Ho sottoscritto l'Amazon Prime solo per te. Però hai Eli Chan. Amazon Prime ha una serie di vantaggi interessanti. C'è la Cristina, veramente una cosa da molto, quindi conviene. Non tanto per il sub a me, certo mi fa piacere, però prevede un'altra serie di benefici. A noi ci tornano molto comodi, quando devo ordinare qualcosa me lo ordina lei e arriva senza altre spese. Serve, è una cosa utile proprio, no? Adesso assomiglia a Pietro, ma Pietro gli manca di stile, non è come me. Pietro, insomma, non raggiungerà mai la mia fierezza, E sarà sempre una tacca sotto, non c'è niente da fare. Mappa brutta, l'ho chiamata, l'ho chiesta proprio. Vabbè. Ecco. Ding dong, campane di Bibiena. That's... Oh! Ah! Il ruin è durato molto, però vedo che siamo uno contro tre, attenzione, uno contro tre. Ragazzi, la vedo brutta per voi. La vedo brutta per voi, però il ruin è scoppiato subito perché è lezzo e quindi avete potenzialmente una possibilità. Ding dong dang ding. Il pretaccio si diverte. Dov'è? Ding dong. No, non c'è. Possibile che non sia qui. Dov'è la larva? Oddio, sarà bloccato il gioco. Torniamo là. Tanto lo salvano ora. Si sarà nascosto. Ecco, arriva, l'ho visto. L'ho visto. Ding dong. No, il tunneling no, non puoi farlo fisicamente, non devi. Dovrebbe essere bannabile. Fare il tunneling dovrebbe essere bannabile. Dovrebbe essere bannabile danneggiare gli altri survivor. Dovrebbe essere bannabile seguirli. Dovrebbe essere bannabile guardarli. Vieni con me. Sai cosa dovrebbe essere bannabile? La stupidità. E tu sei il primo bannato. Vai. Però almeno un gen hanno fatto, cioè non è che sei rimasto a grattare. Si sono dati da fare, Ora arriva il vecchio. Aspetta, ecco, c'è il Dwight. Vuole farmare, basta, guarda. Addio. Però hanno lasciato, Grazie Manuela per il cheer. Molto gentile da parte tua, grazie di questi 100 bits. Ultimamente la gente, ieri e oggi, guarda, proprio viziato di bits. State viziando dei bits. Grazie mille. Allora, vediamo un po' qua. Qua non c'è nulla. Là sopra dovrebbe esserci due... No, forse si sta curando ancora, effettivamente. Lo sento correre un po', Lo sento correre, sgattaiolare in giro. Dove sei? Dove sei, Dwight? Lassù ci sarà il vecchio, come minimo. No? Molto strano. Allora è là dentro. È là dentro, per forza. Cioè, là fuori, lì. No, non sto a fare niente.
No, io voglio la botta. No, io, me lo merito, perché l'ho farmata, allora la merito. No, la merito io, perché sono più vecchio. Priorità agli anziani. No, ma io sono più bravo. Non giusto, non è giusto. Che stanno a fa? Che stanno facendo? Non stanno toccando i generatori al momento, quindi mi chiedo cosa abbiano in mente. Sa che... ok, fai, finalmente. Seguiamolo. Dove pensi di andare? Ah, è rimasto sopra. Pensavo fosse sceso, invece no. È rimasto sopra. Ma peccato per loro, perché non è neanche pessima come survivor. Solo che, essendo in tre, non è che hanno troppa speranza. Vabbè, non sono problemi miei, sono problemi loro, ma comunque, dai. Decisive. Ma io c'ho l'anti-stun. E quindi... il problema ora è che se lo appendo... Quell'altro scappa dalla botola, però pazienza, non è che posso stare qui 6 anni ad aspettare. La botola è una cosa, una meccanica del gioco rotta, secondo me, quindi... Amen. È andata come è andata. Cosa? Era già lì? Non so mica se c'era. Aspetta, c'è andato prima il Dwight. No, io non ci credo. Devo controllare bene il basement, perché che si sia liberato da solo così. Può essere, però. Mamma mia. Madonna, se hai culo. Succedesse a me più spesso. Fammi controllare. Vabbè, ora si lascia andare. Vedi? Lo sapevo io. No, non è. No, si è liberato da solo. Si è liberato da solo. Vabbè, Dwight, prendi la botola, dai, prendi la botola. Farmino. Oddio, è apparsa lì la botola. È apparsa dentro l'edificio, là. Vabbè, ma ora chissà dov'è. Aspetta, era qua? Era qua? Dwight? È di qua sopra, Dwight. Dai, non mi dica che... Se n'è andato. Cioè, ha lasciato il gen a 99? Ma l'ha lasciata a 99. Non so perché, ma l'ha lasciato così. Non la troverà mai. Sì, lo trova. Ha voglia se lo trova. Molti survivor sanno già i punti spawn della botola. Sono tanti, i punti spawn, però... La trova, fidati. No, non posso farci niente, sinceramente. L'unica cosa che posso fare è avvicinarmi alla botola da invisibile e aspettare che si avvicini. Ma non posso fare altro. Purtroppo non posso proprio fare altro. Se io mi metto qua, però, potrebbe arrivare. Ecco, gara di pazienza. Adesso inizia la gara di pazienza. Avanti. Come si può fare? Cioè, ragazzi, non c'è una soluzione in questo contesto. Sì, ma che schifo vincere così.
Ma lo so, ma è l'unico modo che hanno per vincere, infatti. Molti survivor rancano così, perché magari non fanno nulla, farmano una volta così e poi scappano dalla botola, perché non puoi farci nulla in merito, non puoi farci nulla in merito! Posso solo bestemmiare e basta. Non c'ho manco il cooldown rapido, è inutile, non posso fare niente. Non si può bodybloccare Jackie, perché se io lo colpisco viene rimossa la collisione per qualche secondo, capito? È fatta apposta, non puoi. Nance? Proprio un arbuzzino. C'ha voglia di perdere tempo. Facciamo così, va. Finalmente. Meno male, va. Vaffanculo, sei uno scarso che farma. Vance? Pensavi? Non era meritata, mi dispiace. Se avessi giocato bene non mi sarei fatto troppi problemi. Però ha farmato, non ha fatto nulla, ha rushato un po', ma non mi ha lasciato una bella impressione. Nel senso che non mi è venuto da dire: ah, caspita, però questo è bravino. No, lizzo proprio. Si incazza, try harder. Come ti permetti? Wrecked. GG pro player, wrecked. Wow. Easy. Three people tunnel and camper, very pro man. Easy. As taking a piss. Madonna. Scusa la domanda, Zeb, ma per te sono meglio i bits o le donazioni? Fate quello che vi pare. Non sto qui a dire cosa è meglio. Se volete fare il cheer, fate il cheer, fate come ritenete meglio. Non sto qui a sindacare niente. Allora, torniamo sul Survivor. Anzi, io ti ringrazio per qualsiasi cosa, cioè qualsiasi forma di partecipazione, se così vogliamo definirla. Non è che sta a dire voglio qua, voglio là, voglio su, voglio giù. Io voglio che fate come vi pare. Come se fosse quasi a casa vostra. No, a casa vostra no, però, cioè, però, insomma, a me va bene qualsiasi tipo di engagement. Allora, stavano per inserire la chiusura della botola da parte dei killer, ma ovviamente un'idea buona, hanno ben pensato di cancellarla. Esatto, Block! Perché si sono lamentati, no, ma adesso come farò a sopravvivere? Non potrò più sopravvivere, perché siccome sono scarso come la merda, se voi inserite questa modifica per migliorare l'endgame, io non ranco più, faccio più fatica, quindi piango, rompo i coglioni, faccio il review bombing e ti faccio andare il gioco sottoterra, perché posso? Capito? Allora, io devo ringraziare Maggio Maho, Eros Panda, Foot Panda, Wayloland, BR Hass, Jurassic 410, Alphabet 95 e Nico Renzo, tutti quanti per il Prime Sub. Grazie mille del supporto e benvenuti a tutti quanti nell'esercito degli Yes Gamer. Mi fa piacere che così tante persone ci stanno unendo, veramente, veramente, veramente tanto. Questo si preannuncia una cosa non seria di più qua su Twitch, veramente, a saperlo prima avrei iniziato fin da subito a fare le live qua. Però, oh, meglio tardi che mai. Ormai sono quasi 5 anni che ti seguo e sono fiero di un soldato dell'esercito più fiero del mondo. 5 anni? Dai, è tanto tempo. Se io mi metto a pensare, no, cosa stavo facendo 5 anni fa? Allora, 5 anni. 5 anni.
Stavo a fare dei video su YouTube, però, insomma, molto tempo fa. ...2014? Più o meno. Avevo da poco realizzato il video giochi di merda Battlefield 3, mi pare. Un anno particolare dove io guadagnavo molto poco e le cose erano un po' più, insomma, merdose, però a modo mio cercavo sempre di dare il meglio di me con nuovi video, intrattenimento, eccetera eccetera, come continuo a cercare di fare, no? Cercando di seguire le novità, perché comunque il mondo del gaming, il mondo di YouTube / Twitch, intrattenimento, è in costante cambiamento, evoluzione, e quindi deve stare al passo coi tempi. Molti canali hanno, lungo il loro tragitto, hanno compiuto degli errori che gli hanno fatto scemare, cioè basta pensare ad alcuni esempi che non sto a menzionare, ma comunque 5 anni sono 5 anni. 5 anni, Grazie per il Prime, Merdino. Cioè non Merlino, Merdino, il mago Merdino. Benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer, grazie. Allora, sto Prime veramente ce l'hanno tutti. Cioè chi è che non ordina nulla da Amazon? Io non conosco, cioè perfino mio padre che ha 80 anni ordina da Amazon, tutti ordinano da Amazon. Cioè se vuoi un paio di cuffie, un mouse, una tastiera, un monitor, ma qualsiasi cosa, perché ormai stanno vendendo veramente di tutto, no? Vai su Amazon, Prime, spedizione? Non penso proprio. Io non la pago perché pago già l'Amazon Prime e poi do il sub a Zeb89. È un modello veramente ben pensato. Molto ben pensato. Grazie Shibe! Shibe LP670, che si fa di nuovo vivo con l'euro 76, ma è dall'estero. Max dalla Svizzera, vedi? Ma sei quello di ieri, mi sa. Eh sì, ora che fai le live su Twitch le seguo molto di più perché funzionano meglio. Bene, ottimo! Continua così, Zebbone. Eh certo, no, sono contento perché poi molti, no, a proposito di questo, mi dicono: Zeb, ora, non per essere di parte, però le live su Twitch si vedono meglio. E io lì per lì ho pensato: no, lo dici per baciare il culo, non è vero. Magari è la tua connessione. Ecco, no, sta... No, bis. È un Myers. Magari altre cose. No, però è proprio che su Twitch non viene compresso. Se tu metti source, la live non viene compressa. E per quello si vede un po' meglio, forse. Quando la stappi, ti si stunza. Bizze viene. In questo contesto, ragazzi, un nabbo, sai cosa farebbe? Sai cosa farebbe un nabbo in questo contesto? Ora ve lo faccio vedere. Vi faccio vedere. Aspetta, forse viene qua, devo stare attento. Potrebbe venire a farmare. No, un nabbo farebbe così. Cosa c'è qua dentro? Lasciamo stare il gen. Guardiamo cosa ho detto. Facciamo rumore. Sono bravo. Mi seguo Zeb e mi ritengo bravo almeno quanto lui, non di meno. Ecco. Vedi? No, bazziconi, mozziconi. Vuole me. Mi sa che c'ha la tomba. Eh sì, mi sa che c'ha. Dance? Aia! Mi vuole fare fatti gen. Vedi, poi però una cosa, no, quando si impunta su di me mai mi lascia stare, è raro, qualche volta, ma è raro, Lo devi rompere per forza, Lo devi rompere per forza. No, non lo voglio rompere. Mi frega, eh sì. Ah, ok.
Infatti mi sembrava strano. E sta mappa fa schifo abbastanza lì al centro. Poi a volte usano questi add-on che non ci può fare niente. Rushassero più velocemente. Vediamo un po' chi è questo. Ah, un inglese era. E vabbè, ma quell'add-on. Ah, non aveva l'add-on quello viola, non rossa. Sì, ma così è un colpo solo, muore. Ma infatti io mi diverto molto di più a fare killer, perché se fai Survivor capitano queste cose così a buffo, non ci puoi fare niente. Vai, Mickey Rourke. Però devo procurarmi gli add-on, eh. Sì, c'ho questo, che non è male, però... Momento sbucci. Oh, l'add-on, se becchi uno a culo... Insomma, morto. Allora, qui c'è qualcosa, sì. C'è questo. Ma io preferisco questo perché aumenta la velocità di carica. Poi usiamo... Usiamo qualcosa di fiero. Metto i punti. Mettiamo una mappa grulla. Siamo una mappa grulla. E Noed però, ma... Preferisco altro, guarda. Forse Pop Goes the Weasel si potrebbe usare. Pop Goes the Mans. Ah, facciamo così. Mickey Rourke, Mickey Rourke. Un'altra volta a zappare Mickey Rourke. Mickey Rourke, Mickey Rourke. Due torce e una cassetta Mickey Rourke. Io me ne vado perché ho MLGA, vedo che il killer è abbastanza forte, allora esco. Allora, no soup for you, dai. Meglio, una torcia in meno, vai. Grazie per il Prime Sub, Rodino23, Willy3198. Grazie a voi due per il Prime Sub e benvenuti nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie del supporto, apprezzo molto. E anche al nuovo arrivato, L3 Zao PG. Questi nomi sono strani, ma li leggo lo stesso perché oh. Grazie per il Prime Sub. È arrivato un altro in questo momento. Un altro ancora. The Fragger Channel. Grazie per il Prime Sub e benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Ah, ancora a farma sto evento. Ancora con questi fogliettini dell'evento. Oddio, l'evento sta per scadere. Non ho giocato a DBD e ci sto giocando solo per l'evento e del resto non mi interessa. Mettiamo gli offering. Oggi niente Resident Evil, no, perché lo porto fine settimana con la cam. Gualtiero Stracciapalle, esattamente. Malasera Alex99. Sì, ma Mickey Rourke, se hai gli add-on buoni non ti ferma nessuno, O ti esce la mappa più brutta del gioco, se non ti ferma nessuno, Se giochi bene, poi... cioè, salvo errori. Guarda come Rourke, guarda come Rourke, Mickey Rourke. Quella? Intendi? Guarda come Rourke, guarda come mezzo, Mickey Rourke. Con la motosega, con il cos'era? Il portaceneri, Mickey Rourke. Con la motosega, con il portaceneri, Mickey Rourke. Rourke, Mickey Rourke. Alla Lutz, Alla Lutz, Se hai un sigaro non ci sono problemi, Vanno sempre in bagno, eh. Vanno sempre in bagno a fai gen. Qualcuno ha sbagliato il ruin. Miki miki miki. Rurururururk. Rururuk. Miki miki rurk rurk rurk. Secondo me, a mio avviso, vabbè, se non l'hanno fatto, guarda. No. E allora dove si è messo? Sono andato proprio. Ho sentito respirare.
Ecco. Oh, finalmente vedo qualcuno. Nance? Pensavi che sono scarso a prendere i colpi con la motosega? Beh, ti sbagli, t'ho preso. Primo colpo. Pescato dallo stagno. Pensavi, eh? Ok, il detective Tappino è andato invece di sotto, non so esattamente dove, verso il centro così, non so ora che cosa farà. Cosa farà il Tap? Andrà di qua, no? Andrà in giro. Che lo salvano quello? Torniamo in bagno, va? No, c'è nessuno. Bene. Poi dicono non camperare, ma se lì... Ma sì, Preso, sprecato. Insta heal. Vai, vai, vai. Qui c'è il pallet. No. Questi due pallet problematici li abbiamo eliminati. Ce n'è un altro qua, mi sa, però. Quasi. Eh no, guarda che mordi troppo, Ace. Mordi troppo così. Però ne trovo un altro, secondo me. No, vabbè. Il problema è che ora non posso impedire che finiscano il gen lì in alto. Come faccio? Non c'ho mica il teletrasporto, non so mica la nurse. Questo l'uncino, però... Non posso salire in tempo, è impossibile. È impossibile, finisce per forza. Vedi, vedi, finisce per forza. Ah, guarda che c'è. E guarda che c'è, diamogli un caffè. Guarda che c'è, diamogli un caffè. Aspetta, aspetta, aspetta. Proviamo, proviamo, proviamo. Usiamo il perk del pagliaccio. Uno e due. Perfetto. GG. Dance. GG ragazzi, GG. Oh, ma che bel parrucchino che hai. Mi presti il parrucchino? Guarda che guarda, si vede attraverso la nebbia. Guarda, ha fatto male. Guarda, guarda il parrucchino. C'è il parrucchino. Madonna. Me ne vado? Devo andarmene? Eh? Mickey Rourke, Mickey Rourke, non deludi mai. Anzi, quasi mai, ma va bene lo stesso. Mickey Rourke, non deludi mai o quasi. Grazie della motosega e pure del portaceneri. Mickey, Mickey Rourke, Mickey, Mickey, Mickey Rourke. Qua è portaceneri, là, va, va. Consumato. Easy. Il parrucchino. Il parrucchino stava attraverso la nebbia. Ah, due rage quit, eh. Wow, wow, wow. 4000 nulla, 2000. No, ma quando li rurchi per bene, guarda. Chissà come mai mi diverto di più come killer a giocare a sto gioco, eh. Strano, no? Che strano. Ragazzi, avete visto? L'erci proprio. 27 secondi di partita. Beh, pure da Survivor non è che sia durata troppo. Io devo dare il malvenuto a
Mr. Derg, Nike Power, The Easy Gamer, e DJ Palmo, mi pare. Grazie a voi quattro per il Prime Sub e benvenuti nell'esercito degli Easy Gamer. E visto che ci siamo, benvenuto anche a Tra91. Grazie per il Prime Sub, benvenuto anche a te. E grazie a tutti per il sostegno importante. Avete visto che rurcata? Come mai rank 4? Non lo so, perché sono Survive with Friends. Quindi se uno è rank basso invita l'amico più alto. E quindi nonostante io sia rank più basso mi trova quelli più alti, insomma. Non so se mi spiego, cioè è un fattore di Survive with Friends. Comunque hanno resettato i rank di recente, tra parentesi. Tutti a cercare di salvare un compagno, ma a parte quello hanno sbagliato, perché non puoi restare uno quando sei l'ultimo in vita. È ovvio che pattugli e ti sgamo, no? Non me la sono giocata male, guarda, non me la sono giocata male. Benvenuto Only Revenge, grazie del Prime e benvenuto nell'esercito degli Easy Gamer. Grazie per la sub. Allora, no, ma non è andata male. Ah, come ho saltato la sub? Sicuro? Allora, diamo anche il benvenuto a D3 Vest nell'esercito degli Easy Gamer. Grazie mille per il Prime Sub e benvenuto. Oh, ma sono in tanti, sai, non è... Cioè, a volte può capitare... Zero gen, è zero gen perché... ho scalciato quello quasi fatto col perk. A parte che l'avevano lasciato, però l'ho scalciato col perk. Sono tornato giù e non ce l'hanno fatta a finirlo. Non ce l'hanno proprio fatta. No, ah, tu? Ah, sì, ero ancora... perché vinco, col killer vinco sempre. Cioè, quasi, faccio sempre il pip. Quindi col survivor... Siccome trovo gente diversamente brava, insomma, è più difficile salire. Col killer invece è facile perché so io che gioco, gli altri non influiscono. Certo, se hanno i pezzi nuovi, il decisive, ok, un po', ma... Se hai compagni grulli, non ranchi, c'è poco da fare. Ho messo lo sbuccino, veramente? Allora dovrò stare attento, mi ha detto Cryshot che c'è il Mori. No, vabbè, ma io lo uso un po', Mickey Rourke, che poi è, secondo me, il killer più forte, secondo me, se è usato bene. Allora, mettiamoci all'opera, va, vediamo un po'. Ruin. Devo stare attento a Myers, perché se gira l'angolo mi grabba. Ragazzi, se giocate questa mappa e se avete Myers contro e siete a questo gen, state attenti perché può fare... Praticamente sbuca da qua e fa runs e ti afferra. E poi cominciano a bestemmiare tutti i compagni, quindi attenti. No. Buonasera a Yei e Brazorf. Vai, uno è già ferito. Qualcuno c'ha Urban Evasion laggiù. Una Nia, mi pare. Cerchiamo di beccare lo skill check del Ruin. No, Merdinsky. Vabbè, dai, ne stanno uscendo poche. Vedo un altro survivor che è ferito. Chi è il killer? Potrebbe essere Myers perché non ho sentito battito. Non è detto, ma... Vai, bene. Bene, ottimo. È la Hag! È la Hag! È la strega del fango, il carciofo. No, detta anche la carciofa. C'è lo skin, c'è la skin della Hag dove sembra tipo un'insalata, un carciofo. Io lo chiamo il carciofo. Però bisogna shopparla quella, quindi ce l'hanno in poco. Ragazzi, grazie per i sub. Leggo a fine partita, così almeno mi concentro. Vai, uno è stato già incinato. Facciamoli complimenti, no? Visto che è durato tanto. Un gen è stato fatto, io sto facendo un altro. Ma gli altri due? Cioè, gli altri due cosa hanno fatto? Io ho fatto un gen, ok. Gli altri due cosa hanno fatto? A quanto pare poco. A quanto pare non abbastanza. Almeno dammi una mano con leader, no? 20 euro di un carciofo, eh sì, più o meno. No, ma costano le skin,
Non costano 5 euro, costano molto di più. Per un gioco senza dedicati, per me è troppo. Se mettono i dedicati, ancora ci faccio un pensiero, ma ora come ora, l'ho detto anche l'altra volta, non mi piace la situazione. Detta anche la nana. Oh, finalmente un po' di musica per le mie orecchie, finalmente. Bling bling, ching ching bling bling, ma non dei soldi, dei gen. Bling bling, no. Dai, non mi mozzica però. No, non voglio batter 5, eh. Sì, perché io sono nato ieri, capite? Ma metti la trappola, va, metti la trappola. Che fa? Sì, contaci. Mi odia con tutto il cuore marcio di fango che ha. Sì. Dance. Aspetta, trappola. Eh no. No, lagga! Ma qua lagga! Balalula. Zero, come diceva Gerry Scotti, il concorrente è a zero, signori, zero, e che Dio ci benedica, zero, niente, vabbè, amen, che ti devo dire, proprio snocciolato, il rage smoothed. È la volta dell'infermiera, è la volta dell'infermiera che... Ora ne vedrete delle belle perché questa nulla so usare, Mettiamo il budellino. Noi metteremo il budellino toscano, sai quello buono? Il budellino toscano. Allora, mi fai vedere. Allora, diamo il brut venuto a chi? Vediamo un po'. Mr. Derg, 391, Only Revenge... Slick Years, Mashi 24, Gizza 21, nome particolare, Aquila Imperiale, ecco già un nome normale, benissimo, F1204, grazie a tutti per i Prime Sub, siete di grandissimo aiuto, sappiatelo, dovete saperlo proprio, dovete capirlo che siete di immenso aiuto e benvenuti nell'esercito degli Ace Gamer, qua su Twitch, non più su YouTube. Allora, dov'è il perchino buono? Non c'è. Allora, nulla. Mi ci sbatacchio le mele. Vai, proviamo così. Un noedino tattico. Un noedino, sì. No, ce l'ho al 2, non si può. Pensavo, volevo fare la merda. Sì, va, facciamo così. Sì, dovrei mettere l'offering del budellino qua, della zuppa in realtà, sì è vero. Il budello invece dà il bonus solo ad una categoria, la zuppa la dà a tutte le categorie. Compra un PC nuovo alla strega, glielo hai fatto spaccare in malo modo, madonna, avete visto? Stava laggando tutto, incazzato proprio, si era indemoniato. Si era indemoniato. A pensarci, la Prime Sub è la più facile da regalare. La danno gratuitamente ed è pieno di gente che ne approfitta, giustamente. Eh sì, eh. Bene.
di BD è diventato Team Fortress, insomma. Ma proprio incazzato, madonna, era incrudelito, eh. Era proprio, mamma mia, ma veramente. Era lo stesso Myers che ti aveva ucciso. Ah sì? No, non ci avevo fatto caso, è per forza, perché di per sé è scarso, solo che usa la donna, grazie. E ora l'ho sdunzato per bene, capito? Rage quit con infermiera, crediamo in te. Provo, dai, ho tre blink e c'ho la roba per diminuire leggermente la durata dello stun quando fai il blink, quindi proviamo. Io non faccio spesso buoni risultati con infermiera perché la uso poco, non mi piace troppo, però provo, dai, provo. Dipende dalla mano. Se mi esce la palude, però è da bestemmia, eh. Se esce la palude o Haddonfield. Palude o Haddonfield, disastro, va bene? Se esce la palude o Haddonfield in particolare, oppure la mappa del grano. Anche la mappa del grano è antipatica con la Ners, però. Vediamo un po'. Ah, vabbè, dai, poteva andare peggio. Poteva andare molto, molto peggio. Dai, proviamo questa. Vediamo un po'. A me piace usare Bloodhound per vedere meglio il sangue, perché così se vanno intorno alle pietre li trovi uguale, no? Di già, eh? Di già. Vai! Bene! Dai, rage quit, dai, rage quit, dai, 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 rage, 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 dai, ti stai arrabbiando, ti stai incazzando. No, non sei incazzato più di tanto. Mi sa che c'è il decisive, potrebbe averlo, eh. No, non ce l'ha. Ok, c'è uno che lo vuole salvare già di fresco. L'ho sentito scendere. Ma andate a salvarlo, dai. Madonna. Madonna, ti sgnacchero ora. Borrowed time. What? Torniamo qua. Fail. Epic fail. Dai, 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 vai, bene. Dove è andata? Boh! Madonna! Madonna! Eccola! Ok,
troppo distante. Vedi, devo allenarmi con la nurse, non c'è niente da fare. Palle. Sparita. Meno male. Ora c'è il dead hard questa. Devo bettare il dead hard. Devo trovare il modo di bettare il dead hard. Vai. Questa è morta, che fa? Questa è di fuori. Non è sto mi garba. Garberà gli altri ma non a me. Non mi piace proprio il fatto che si stanna, preferisco lui, perché io i mind game li faccio bene, vinco, non ho bisogno di trapassare la roba. Quello è il discorso, capito? Ma c'era l'uncino. Io riesco a fare bene i mind game con i killer normali, quindi ora trapassare la roba non mi serve e comunque c'è la maggior parte dei casi e mi torna più scomodo far così. Ah, failato il dead hard. Andranno a salvare quello. Vabbè, qualcuno dovremmo farcela ad ammazzarlo. Niente. Niente, niente proprio. Dove è andata? Dove è andata? Ok. Vabbè, questa è morta. A meno che non body blocchino, questa dovrebbe essere morta. Anzi, è morta, ok. Failato. No, che palle. Niente. Però sono tutti feriti. Bene, e ora siete feriti, non potete fare niente. Vai. E ora dovete restare lei. Nel frattempo che resta lei, dovrei farci ad ammazzare questa. Oh, forse due muoiono, nonostante tutto. Quel Jen ha regredito un po'. C'ho anche tre stack di Freddy. Spè, non hai detto niente ancora. Questo c'ha dead hard, lo so. Vedi, lo sapevo. Che palle, madonna, veramente, infermiera. Frustrante, parecchio. C'è il coso, il DS, c'è il Decisive. No, non ce l'ha, è il Perti Freddy. Ok, buono. Ora loro rusheranno quel gen, quello là. Aspetta, c'è uno là che si cura.
uno. Ora devo interrompere qua. Vedi, 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 lo sapevo io. No, vabbè, dai, non ci credo. È da qualche parte lì comunque. Forse ho fatto male a fare sta cosa. Ma che ca... Questa spacca i totem, ma che nabbo è? Cioè, spacca i totem. Bene, così impari a rompere i totem davanti al mio naso. Cioè, l'ho sentito grazie al fatto che stava a fare un totem, ma pensate... Cioè, si crede bravo, capito? Si è della serie tante scarse, sì sì, ok, ma non così tanto, dai. Va bene. Se rimani lì sei morto, te lo dico io. Devi stare attento quando fai queste cose. Questo c'è il boro, probabilmente. Sì. Vabbè, ora ci mette un po' a curarsi, però. Ci mette un po' a curarsi. Vediamo se... Lo baito. Non era qua. Era là. Madonna. Ma vedi... L'ho previsto, solo che... Come non usare The Dard tutorial? Vabbè, ora però sei morta, mi pare. Vabbè, non sto giocando così male, perché... In tutto questo, almeno due muoiono. Ok. Lo vedo incazzato, eh? E ora? Sparito nel nulla. Ma dove è andato? Io non so dove è andato. Per ora i gen sono vicini. Ah, eccolo. Ah, è andato di là. Riesce a nascondere bene i graffi, non so come. The Dard fallito un'altra volta, l'ho baitato apposta. Ora questo muore, mi sa, ora, no? Dovrebbe essere morto, dico bene. Dovrebbe. Vediamo se riesco a ammazzare quello con la torcia, che mi sta antipatico.
Di già. Ma vabbè, di già ora. Però le uscite sono vicine. La Ners, se avevo Mickey Woodrourke. Vabbè, ma non vedi nulla proprio. Era impossibile. Sì, ma se usavo un altro killer, questo era 4 su 4. You're just dead. Sì, perché se non sei se non li becchi sempre, perdi tantissimo tempo. È bello che è andata anche bene, perché poteva andare anche peggio. Hanno avuto tantissimo tempo, ci hanno messo tantissimo a fare di Jen, per via di tutti gli errori con i blink che ho fatto, capito? Però se prendevo il Mandriano, quella era GG da tanto anche. Ma la infermiera secondo me è molto sopravvalutata. O meglio, ti deve allenare tantissimo e poi sei Dio, però ti deve allenare tantissimo. A me non piace. Sì, ma non mi garba. Ma la cacciatrice già meno, ma l'infermiera è proprio una cosa. Poi ti sbaglia il blink a volte a caso, non trapassa. Grazie per la donazione a Yeye Brazov, grazie mille, gentilissimo, grazie dei 5 euro. Poi devo ringraziare tutti i sub che sono arrivati. Erfaio, Daniletti 98, Tung 955, Gufo delle Nevi, Hero Vince 90, Il Gage 89 e Barce 93. Benvenuti a tutti nell'esercito degli Ace Gamer, grazie per il Prime Sub. Poi grazie del cheer Ricky 897 GT, grazie dei 100 bit. Lo so che avete tifato per me, ma io con la Ners veramente, ma io lo dico, però non sta di no, io sono bravissimo con la Ners. No, con la Ners è l'unica killer che veramente non, con cui non me la cavo e non ho neanche molte ore di gioco, poche. Però col Mandriano avete visto, no, tutt'altra storia. Così. Però comunque due sono morti, dai. Oh, alla fin fine ho giocato malino, ma comunque sono schiattati in due. E il terzo rischiava, solo che è arrivato uno con la torcia insta blindato. Ma solo con la Ners faccio certi risultati, oppure col pagliaccio perché è lento, dipende. Però spesso riesco a fare buoni risultati, pure col campanaro che è scarso. Avete visto il risultato? Cioè, voglio dire, vabbè, erano in tre, mi pare, ma comunque, cioè, li ho presi subito. Con la Ners proprio non... Sì, bisogna mandarla a Calbenzano. Capito? Grazie dei sub Yashix87 e JackFlash90. Apprezzo il Prime e benvenuti nell'esercito degli Ace Gamer. Malvenuti. E niente, è così, io la penso così. Inoltre penso che di base il Mandriano sia migliore della Ners. È un'opinione impopolare, ma penso che sia meglio, perché è più affidabile, è sempre veloce, no? La Ners ha i blink, no? Che può passare da una parte all'altra della mappa velocemente, sì, ma anche il Mandriano. Anzi, mi sa che il Mandriano è pure più veloce, se non sbaglio, dipende dagli add-on, è più veloce pure. E lì non rischi di fare mille errori. Se fai errori con quello, vuol dire che sei proprio scarso, capito? È più conveniente. Hai già parlato dei cambiamenti del Prime? Quali cambiamenti del Prime?
Non ne sono a conoscenza. Las cintas. Non ne sono a conoscenza. I cambiamenti. Qualcuno è uscito. È probabile. Se ci mette così tanto a caricare, può essere qualcuno... No, ma non è che era bravo, è che aveva il decisive. No, il decisive non ce l'ha. Però comunque so io che non blinco bene. Non è che era bravo, sono io che non ce lo dico. Sono io che blinco male. Cioè ho fatto errori perché non sono allenato. Se io avevo un altro killer, lo mandavo giù subito a quello. Era sì, era leggermente meglio degli altri. Però ora dire che era bravo, no, non proprio. Se avessi avuto un altro killer sarebbe andato giù molto facilmente. Grazie di nuovo Ricky per questi altri 100 bit di cheer. Dai, facciamo un bel tifo per questa partita. Speriamo di non crepare in malo modo. Serve la tifoseria. Ma mi sa che siamo in tre. Questa è una partita da botola. Questa è una partita da botola, sì. Ho paura che sia tra quelle lì. Ti ricordi di Orazio che viene sputato nel cestino? Quella è roba vecchia. Ah, uno mi dice di mettere l'offering dell'evento anche solo per i punti. Sì, andrebbe fatto, sì. Anche solo per i punti, sì, sì, sì. Perché no? Sì, ma la NERS è troppo un rischio, è troppo un rischio. Dove li trovo sti beat? Se clicchi sui beat te li fa prendere, su Twitch stesso, mi pare. Se tu vai su CR e cerchi di farlo, ti manda il link poi. Botolini, è l'unica. Se siamo, secondo me siamo in due addirittura. Può essere? Che schifo però quando fa così, veramente. Sa che ha finito, eh. Sì, sì, ha finito. Ora siamo in, o in tre o in due. Siamo o in tre o in due, secondo me. In tre. Madonna. Oh, che palle, che partita del cavolo. Questa c'ha sprint burst perché va piano. Non ci posso fare nulla. Il cestino per i beat. Occupa un po' dello schermo però. Mi si blocca il gioco. Si è visto in live, sì. Ce l'avete visto tutti, no? Mi si blocca il gioco. Sto maledetto. Ora 3 ore a curarmi. Mi ha messo il malus. L'osso rotto. Ragazzi, se mi si blocca il gioco, non è che posso fare molto. La buzza c'è, avete visto? C'è il grassone. C'è il grassone, madonna. Vabbè, sì, la cinta aumenta il costo annuale, ma comunque se consideri che dura un anno intero e ricopre un sacco di spedizioni e altri benefici, rimane conveniente. Effettivamente prima costava troppo poco, secondo me. Quindi comunque non credo che diventi un problema. Inoltre, tu dici dal 15 al 16 ottobre, anzi dal 14 settembre al 15, un mese dici? In base al tipo di abbonamento non rimuoverà la pubblicità in tutti i canali. Vabbè, ma la maggior parte sì, dai. Non credo che sia così tragica la cosa. Cioè, vogliamo parlare di YouTube che non la rimuove da nessuna parte? YouTube è sempre meno conveniente. Comunque, vabbè. Questo che vuole fare? Che intenzioni ha? Caccia le mosche. No, ma era dall'altra parte. No, vabbè, ma il lag è assurdo. Il lag è veramente qualcosa di diverso. Mamma mia, ero dall'altro lato. L'hanno visto tutti, non so se mi spiego. L'hanno visto tutti che stavo dall'altra parte. Infatti sono andato a colpo sicuro della serie. No, non mi può prendere, invece sì. Mi poteva prendere, cioè,
non ha proprio senso fisicamente. Vabbè. Mancato. Mancato. Madò, se mi beccavi col wifi lì, guarda, tu mi sentivi. Sei bambuso. Madonna, oh. Leggermente incazzato, eh. Leggermente, non troppo. Madonna, cazzato. E però sto tunneling. Questo può far valavula, mi sa. Può far valavula. Sì! No, no, questa no però, Questa assolutamente. Cioè questa... Cioè avete visto? Avete visto? Era... Il pallet era in orizzontale. Cioè era già giù. Era già... No, io, no, cioè, dico male. Era già giù il pallet. Cioè, il pallet era giù. Ha dato una botta al pallet e sono caduto. Cioè, veramente. Ma veramente... No, no, ma non è che dici... No, cioè, mettete la clip. Fate il coso per la clip. Guarda, il pallet è andato giù. In orizzontale. Da una botta al pallet. Il pallet cos'è? Un braccio mio? È la mia schiena? Il pallet? No, fammi capire. Accidenti a questi dedicati quando non li fanno, sti pe... Boh! Meglio se non parlo, perché se parlo poi succede un casino. No, però dai, cioè. Ora io ho carriato, no? Perché hanno fatto tre gen. No, ora mi salvi o mi salvi. Cioè, ora o mi salvi o mi salvi, mi interessa. No, però vedi, è sempre così, proprio. Morde le palle, morde le palle. Le morde. Curami subito, subito, devi, schiavo. Madonna. Sì, mi sa che aveva veramente la sua forza di volontà a colpirmi, perché dai. Mi fai un wifi. Guarda, c'è il barbecue. Guarda, vedi una panza, guarda. No, io voglio lasciare i gen, si può? Si può lasciare i gen? Certo, tu m'hai visto lì, sì. Ci credo parecchio, guarda. Ora che mi abbia visto attraverso il grano da un chilometro, insomma. Cioè mi ha visto in un punto, ora abbi pazienza. Dai. Mo? Sei un bastardo. No, io vado qua. Sto tanto bene qui. Ora lo rompe. Non me lo fai un bel tiro. Un naso. Sta buzza. Di nuovo, di nuovo. Era già. Vabbè. Oh. Oddio. No, 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 no. Ma sono finiti i pallet.
Oh, ma aprila sta porta però. Perché non la apri? Allora sei lercio proprio, eh. Non la apre, eh. Ah, c'è pure il Noed. C'è pure il Noed lì. Sì, però aprite quella porta, per cortesia. È inutile che mi curo, c'hai il Noed. Ah, qui è rotto pure. Niente. Vabbè. Assurdo però. Non apre! Non apre! Non apre la fottuta porta, oh! Ho capito però! Non apre la cazzo di porta. Eh sì, mi rompe il cazzo, mi rompe. Madonna, che partita! Oddio! 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 Oh Dio! Oh Dio! Oh Dio! Oh mio Dio! Cioè, mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma, dico solo mamma mia, cioè, ma ha preso con dei wifi, però dopo che ansia veramente, c'avevo proprio oddio, in 3 survivor, attenzione, vinta, carriati, come lasciamo perdere che cosa, carriati, non potete dire di no, carriati. Levami sta nurse schifosa. Vai, mettiamo questa. Pure con questa non è che... Vabbè. Oddio. Allora, grazie Tommy Vray per i 90 bits. Grazie del cheer. Grazie Ricky per il cheer. E grazie Isafex per il tier 2 sub. Ammazza, hai voluto proprio esagerare. Sei entrato nella banda dei fieri proprio. Grazie Isafex. Non si è accontentato del prime sub o del sub normale, ha voluto fare il tier 2. E ti ringrazio di cuore per questo, per aver esagerato in questo modo. E diamo anche il benvenuto adesso a Cronotermostato Lord Knight 1234, perché Lord Knight era già preso come nome. Ralcemix, Mate Sackboy 2001, Voluntary Coma e Caneno. Grazie del Prime e benvenuti nell'esercito degli Ace Gamer. 3 cassette, perfetto. Ora, 3 cassette, se permetti, son tantine, eh. Quindi, sai che ti dico? Allora, questo è questo per forza, però il Noed non ce l'abbiamo, purtroppo. Vediamo se esce il Noed. Pusillanime. vediamo un po' se c'è qualcosa di bello. C'è questo. Ah, posso fare la build rotta. Posso fare così. Ok, build rotta, va. Visto che ci avete le cassette. Mannaggia, mi ha fregato il perk, vabbè. Dopo questa ti devo far solo la statua. Madonna, avete visto che partita? Che partita? Che partita? Una partita veramente assurda. Cioè, veramente assurdo. Ma
Madonna, siamo in 1100, ragazzi. Assurdo anche questo. Altrettanto assurdo. E sto anche senza cam. Mi spiace, ma come ho detto all'inizio della live, verso l'inizio di settembre mi sistemerò in un nuovo ufficio e ci sarà la cam in ogni live, in ogni singola live. Quindi dovete pazientare solo agosto e giusto l'inizio di settembre, i primi giorni. Poi, se tutto va bene, naturalmente, perché ci sono sempre i contrattempi. Ok, abbiamo finito gli introiti. Ma questa lobby è buggata, non entra il quarto. Meno male, va, tanto con le cassette. Rerolliamo la lobby. Rerolliamo sta benedetta lobby. Certo che tre cassette un po' è da Orazio, eh. Vabbè, però se uno vuole vincere, piglia il mori, non ce l'ho. Forse c'ho quello verde. No, non ce l'ho, manco verde. Non ce l'ho proprio. C'ho quello giallo, ma non serve a niente. Puoi ammazzare solo l'ultimo. Puoi ammazzare solo l'ultimo survivor. Vabbè, qui c'è... c'è uno streamer, vai. C'è pure uno streamer. Mettiamo i punti. Ecco, se pesco lo streamer andranno tutti subito a salvare. Ti salvo io, ti salvo io. Io. Grazie dei 100 bit, KG Thunder 99. Facciamola una bella tifoseria per questa partita. Speriamo vada bene. Speriamo proprio vada bene. Grazie per il cheer, Thunder. Lo apprezzo. Allora, abbiamo la Don Rosso che manda giù il survivor in colpo solo e rotto sbilanciato, come piace a me. Quando gioco io killer, quando gioco survivor lo odio e maledico che lo usa, però dettagli. Poi abbiamo la cintura che aumenta di 2 le accette che posso portare alla volta. Hai visto che spawno con un'accetta sola, me lo aumenta fino a 3, quindi 3 colpi però letali. Ma non sono veloci, il problema è quello. Che ne pensi della Don di Myers? Non è un po' rotto, eh? Allora, no, perché comunque ti rallenta un bel po'. Dipende dalla mappa. Se la mappa è scoperta e ti fai prendere allo scoperto e riesci ad arrivarti alle spalle, sei fottuto, in pratica. Quindi, devo dire che è ad alto rischio, ad ogni modo, eh? È ad alto rischio. Quindi, vabbè, non è così rotto, dai. La streamer è russa. Non ti permettere, eh? Non ti permettere. Che palle, uno ha scritto alla streamer che c'è un killer streamer. È ovvio, le solite cose che fanno, no? Per punzecchiare, per creare tensione. A me non me ne fregano. Se io l'ammazzo non è perché è una streamer, ma perché so che andranno ad aiutarla perché è una streamer. È una tattica. Cioè, se io butto giù lei è sicuro che vanno ad aiutarla e quindi so che ho delle possibilità migliori di vincere. Vedi, c'è Object of Obsession. C'è Object of... Guardala, si crede brava. Vieni qui, piccola mia. Ci penso io. Ma diranno tutti gli addon che ho. Ora è fottuta, mi sa. Vai. What? Lance, parabola. Allora, rifornimenti. Vai, ha già trovato il Ruin. E il Ruin con me non dura mai. Contate le partite. Non dura mai con me il Ruin. Non darà mai un cappero di nulla. Sento respirare, ma... Ecco il pretendente. Dance. Dai, almeno al secondo se muore lei, ho anche Dying Light, luce morente al 3 e hanno un malus del 25% sulle riparazioni. Non male. Un motivo per non andare via da qui. Ma camperi, certo, c'ho Dying Light. Vorrei ben vedere. Cavalus. Ah sì, eh? Dance. Madonna,
Luce morente, luce demente, com'è che si dice? Com'è che si dice, ragazzi? Luce morente, luce demente. Morente demente. Morente demente, lo so, ma tanto. Ormai avete il malus, voglio vedervi vincere ora. Voglio vedervi vincere, guarda. No, sfiorata. No, vabbè, dai, se la beccavo lì. Era da... Ma vabbè, dai. No, lì era impossibile. Praticamente. Spe, spe, spe. Ah, sì, eh. Ah, sì, eh. Ah no? Serio? Come ha fatto a capirlo? Come ha fatto a capirlo? Guarda, non lo so. Rifornimento time. Non so come, ma l'ha capito. Stava a fare il giro. Aspettiamo ansiosi il dizionario azerbaigiano. Scrivete alla Mondadori. Scrivete a qualche publisher di libri. Fateli la proposta. Però un po' rasciano. Quella si è lasciata andare. L'altro dove è lassù? Dance? L'altro? Vai, vieni con me, va. Chiudiamola qui. L'altro, se vuole, può prendere la botola. La 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 la. La 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 la, io cerco la botola. Zun zun zuru zun. Ciao, druido. Ma si è lasciato andare. Prendi la botola. Lasciami marcire. Grazie per il prime sub. Poi leggo dopo la partita. Tanto ora trovo la botolina. E chi si è visto, no? E chi si è visto Arinzarunza. Aspetta. Ci sono passato io prima qui, no? Non è che c'è le... No, vabbè, era lì, dai. Ma dove? Che culo. Hai un po' di culo, eh. Fatelo dire. Culo un po' ce l'ha, eh. Oddio, l'ho vista! Ciao! Sa che ha trovato la botola. No? Non l'ha trovata la botolina? No, vabbè. Ma la trova, secondo me. Dai, non può essere sfigato quanto me a non trovarla mai. Mi sa che la trova. Sarà là dentro. Ciao. Oh, palavula, 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 palavula. Dance. 4 su 4 Antres, oh, niente male. Ce l'hai decisive? Ah, dimmi di no. No, non credo.
Però sono stato fortunato io stavolta, perché poteva benissimo trovare la botola là dentro. Mi è andata bene, però dai, lo accetto, come risultato, come no. Lo accetto con piacere. 4 su 4 Huntress. Ah! Beds? Down! Grazie dei 100 bits, grazie del cheer Binov. Binonov. Binonov, sì. E anche... sì. Parapampam. E devo ringraziare per il Prime Sub Super Mario 5577, perché il nome Super Mario era già preso. Bepis Lemon e Gabriele, grazie per il Tier 1 Sub Bepis Lemon, e per i Prime Sub gli altri due. Benvenuti a tutti negli eserciti degli Ice Gamer. Allora, la streamer russa giocava al lazzaretto, veramente. Mi sa che si è incazzata, Un altro sub, Maslow. Maslow, benvenuto, grazie del Prime Sub e benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Vai, tre cassette, vai, facciamo quattro così doggia. Facciamo quattro cassette. Ecco, è doggiato già con tre. Vedi, vedi, se tu metti la cassetta. Il dito medio si alza, scatto. Grazie Just Tom, Just Tom 10 per il Prime Sub, benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer, buona permanenza. Ah, è certo che doggia, doggia, perché tre cassette, io sono l'unico stronzo che era disposto a giocare contro tre cassette. Cioè, normalmente, la prassi, ragazzi, qual è? Levarsi dalle palle, no? Dire no, vaffanculo. Della serie, vuoi usare un oggetto del gioco? No, secondo me non devi usarlo. Cioè, così proprio. Non è che metti il Mori, metti il Noed, cioè ci sono varie opzioni, no? Noed, Mori, Map Offering, boh, non lo so. No, no, esce, questo lagga. No, no, se la, no, lagga troppo, mi dispiace, ma dopo i 150 io ti saluto. Grazie Megamind 1999, io giocavo a StarCraft nel 99. Benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer, grazie del Prime Sub, benvenuto. Branzi Brunzi, vogliamo vederti distruggere tutti gli stream sniper italiani su T. Lo farò, c'è ancora tempo. Si farà anche quello. Arguzzini. Cassetta. Se metto la cassetta no, lagga. Lagga mi sa, no? 110, vai. Mettiamo questo. Cosa c'è di bello? Nulla. C'è veramente nulla. No, non metto nulla. No, vabbè, la macro per uscire non credo, dai. Come fai a impostare la macro? Sì, lo so che stai scherzando, ma dico, come farebbe uno, anche volendo, a impostare la macro che vede quante cassette ha uno e per farti uscire? La macro sta nel suo cervello, al massimo. Nel cervello del killer, dice, c'ha gli occhi lì. Oddio, due cassette, via, 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 via. Annulla, esci, sì, conferma, via. Anche con me Zeb il ruin dura 2 secondi. Eh sì, ma è così. Dura 2 secondi. Cioè ogni volta che faccio il killer io, quasi ogni volta, cioè poche eccezioni, scoppia subito, subito. Cioè prima del primo uncino, per intenderci. Quasi sempre. Non sempre, però insomma in linea di massima sì. Benzen, benzen, benin. Il crepe 96 e benvenuto, grazie del Prime, nell'esercito degli Ace Gamer. Vediamo un po', stiamoci sta partita. Anche tu Frosty, madonna, manetta, i sub a manetta, ragazzi, sub a manetta, è incredibile. La gente sta scrivendo la storia di Twitch Italia. E sottolineo Twitch Italia perché sto sito, sì, all'estero è enorme, ma in Italia, cavolo, guarda quanti sub. Grazie Frosty per il Prime, benvenuto anche a te nell'esercito degli Ace Gamer, eccoci qua. Ah, prima l'abbiamo giocata da killer sta mappa, adesso sono qua col survivor. Dai, dammi una mano, dai. Tu col cappello, vieni qua. Tu con la cassetta.
Vieni a indagare da questa parte, detective. C'è da risolvere un problema qua. Grazie. Vai, Ruin, sai farlo, Ruin? Sai farlo, Ruin? Sì, ok. Ah, no, m'hai mentito. M'hai mentito, non lo sai fare, Ruin. Chi è? Chi è? Chi è? Vedo qualcosa. È la cacciatrice. Oddio, che ironia. Adesso sto giocando contro la cacciatrice nella stessa mappa con cui ho giocato io. Con la cacciatrice da killer. Che coincidenza. Che coincidenza. Ci siamo invertiti i ruoli. E ora sto sbagliando io. Vabbè, stavo guardando. Perché se mi arriva. Mi metto così, se mi arriva un'accetta. Se c'è il one shot è un casino, sì. Spesso lo hanno, Vai. Ti immagini la russa? No, se è lei, guarda, mi fa un movimento sbucci, mi fa scampera. Aspetta, aspetta, aspetta. Arriva. Scappare. Oddio, c'è la skin. C'è la skin fiera. Io ti sbuccio il cool. Scalcio il generatore. E poi inseguo tap. No, non mi tira la roba. Dai, cercate sto ruin. È per il vostro bene, ragazzi. Fidatevi. La croce. Ecco! Ecco! Appena la Cintas ha messo le emoji della croce è scoppiato il ruin. Coincidenze? Io non credo. Secondo me quella russa gioca a Tungurus. Vabbè, dai, ma non. Non flammiamo, dai. Comunque, dai, lei è brava a giocare, solo che insomma. Si è trovato in una situazione un po' di merda perché avevo quella donna. Ora però non è il caso di punzecchiare, dai. Cioè non io voglio che la community qua sia una community che non va a creare flame. Non c'ho niente contro di lei, niente, nessuno. Voglio essere in pace con il mondo, con i colleghi qua, perché non è mio intento aizzare spettatori, anzi. Lasciamo stare, basta. Non è che deve capire che comanda, A parte che se lei aveva la Huntress con quella donna, ci stava che ammazzava pure me, perché quella donna è veramente rotto, e lo dico sempre. Quella donna della Huntress è veramente, veramente. Cioè, ok, hai solo 3 colpi. I colpi sono lenti, però se li azzecchi, sciotti, e se spari da vicino non ci puoi fare niente. Stanzializza, sì. Bene, hanno lasciato un po' in gen. Comunque non ce l'ha il one shot questo. Finisco questo, poi vedo se riesco a salvare quello là. Secondo te è meglio il maiale o il clown? È una bella domanda, sai. È una bella domanda. Perché sono entrambi mid tier. È una veramente una domanda azzeccata. Ci devo pensare un po'. Allora, il maiale c'ha le trappole. Le trappole fanno perdere tempo, le devi levare. Ha lo scatto stealth. Cos'è il pagliaccio? Beh, il pagliaccio può rallentarti, può tirare le cose, può metterti anche il one shot, ti può mettere la stanchezza disattivandoti lo sprint e il dead hard. Io penso che il pagliaccio sia un pochino più forte potenzialmente, dato i suoi add-on. Se devo valutare il suo potere, no? Perché i perk, tutti i killer possono avere i perk tramite i perk che puoi insegnare, no? Però se devo valutare il suo potere, prettamente il potere che ha, ovvero la bottiglia contro le trappole del maiale, vince il pagliaccio, perché sono più. Fanno di più, tutto sommato. Perché la maiala, sì, perdi tempo, ok, ma non è che ti sciotta. Cioè, il pagliaccio può aumentare il numero delle bottiglie, ti va dietro e tira una bottiglia e ti sciotta. Il maiale non può farlo, il maiale ti può fare altre cose, ma non quello, quindi. Eh.
Sì, Megamind, ho visto i rework che vogliono fare lo Spettro e io condivido, perché lo Spettro è sempre poco temuto come killer. Io riesco ancora a usarlo abbastanza bene, sinceramente, avete visto anche voi i risultati. Però comunque ritengo che sarebbe comunque proficuo applicare dei piccoli accorgimenti per renderlo un pochino più temibile. Soprattutto il fatto dello stealth che ha, cioè essere migliorato l'impatto che ha il suo potere sulla partita, perché ancora mi sembra un po' troppo poco. Più che altro è comodo per capire dove è la gente, ma poi per prenderli effettivamente non ti aiuta più di tanto. A meno che non metti il boost di velocità, però anche lì rallenta l'apparizione, quindi insomma, così così. Potrebbe avere Noid, eh? Non ce l'ha perché l'ha raccolta. Ababubba, ababubba. Dici? Dici che ce l'ha? Oddio! Arinzarunza! Non aprire quella cosa! Ma incazzato! Ah! Vuole il Bloodlust! No, non mi ha fatto fare il Dead Hard. Ah, ero stanco. C'ha l'accetta che stanca. Maledetta. Mi droppa. Droppami ancora. Ah, il droppino. Droppami di nuovo allora. Rodents. Ah! Hai sbagliato. Da. Cavoli. Volevi. Avevi calcolato proprio al millesimo, ma non la puntura dell'uomo ago. È l'uomo ago che ti punge le chiappe. Vabbè, ho rischiato stupidamente alla fine, sì, lo so, ho sbagliato, ma vabbè. Vabbè, ma tanto sapevo di aver il decisive, cose. Ah, vinta, easy. Siamo arrivati a Myers, abbiamo fatto tutti sti kill fino a Myers. Ok, stealth build, sì. Poi, mettiamo, questo. Mettiamo l'uncino. Ok, con questa build ho il raggio di terrore a livello 2. Praticamente nullo. Praticamente nullo. A quanti computer rotti siamo? Vabbè, non ha rispittato, ma... No, perché alla fine contava di prendermi, quindi... La chiave no. Che palle la chiave, madonna. Oh, la chiave. Devo ammazzare Dwight per forza. Vabbè, focussiamo Dwight. Mettiamo il memento, va. Devo mettere il memento sbucci perché c'è Dwight con la chiave. Se non l'ammazzo, apre la botola e scappano tutti. Quindi devo per forza ammazzarlo. Grazie per i Prime Sub, Calog Gamer, Retro Zer, Docarts X e Q8 Ferd. Grazie a voi quattro per il Prime Sub e benvenuti nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie per il sostegno. Apprezzo davvero tanto. Allora, dove eravamo rimasti? Ok, ho messo il memento sbucci per cercare quantomeno ad ovviare al problema della chiave, perché la chiave è un problema nel momento in cui la botola compare, anche se è chiusa, no? Anche se non è disponibile, la possono aprire in anticipo tramite la chiave e possono scappare anche tutti, se fanno i gen. Quindi o lo focusso a merda, no? O se no, sarà difficile. Mi fanno lo sbucci come l'altro giorno, no? Che due si salvano per la botola, per la chiave. Il nuovo Resident Evil lo porti? Più in là, perché no? Ora domenica faccio la seconda parte del 4, si va avanti con la storia. E poi vediamo dopo quello, a seconda di quello che chiede la gente, insomma, capito? Si prova ad accontentare la maggioranza, poi vediamo, valuteremo insieme.
Eh sì, devo prendere subito lui col Mori, però lo devo anche trovare, attenzione. Lo devo anche trovare. Speriamo non... ok, bene, bene, bene. Sta mappa ha tanti pallet però, Sta mappa ha tanti pallet, è quello il problema. Vabbè. Tanti pallet. Se n'è andato. Ma mi sa che ha visto il ruin pure. Eccolo! Eccolo! Vai, 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 farma così, farma così. Ottimo! Servito su un piatto d'argento. Ora voglio vedere quanto sei bravo a doggiarmi. Pure l'ossessione, bastardo. Easy. Però è riuscito a fregarmi una volta. Aspetta, facciamo rinzarunza. Quasi, Hai sbagliato forse. Quasi, bastardo. Bastardo col decisive. Come me, insomma. È un bastardo come me col decisive. Vai, vediamo un po', dai. Fregato! 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 Come una patata. Vedi? Sono andato contro il muro, ho fatto la finta. Bars! Vai, la chiave dov'è ora, boh? Ci sa. Dov'è la chiave? Dove bene? Questo non si fa vedere. Lasciano. Ma può essere che raccolgono comunque la chiave, nonostante tutto, Vai. Oddio, non mi ha sentito arrivare, vedi? Fammi farmare. Vai, farmato un bel po'. Vieni con me. E sono già due. Perché non ho sentito il raggio di terrore, quindi è rimasto lì a curarlo. Questa si starà curando qua. Ho visto uno. Bene. C'ho il 3 in canna, hai visto? 3 in canna, se lo salvano è morto. Vedi? Salvato. Addio. C'è il pallet. Vabbè. C'ho forza brutale, aiuta un pochino. Ora, quando lo atterro, io c'ho il 3 pronto. C'ho il 3 in canna. Questo deve morire però, per forza. Buono. Non ce l'ha fatta a loopare. Ora finiranno il gen, ma col 3 dovrei prenderne un altro, dai. Non sta andando troppo male, così così. Uno è morto. Ora si devono ricordare che là c'è la chiave. Se non si ricordano che lì c'è la chiave, non la trovano più, Ho visto uno. Mi sa. Aspetta, 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 di qua. Sparito nel nulla. Ma che ho visto, scusa? Ma non si nascondono, mi topi. No, ho sbagliato qua. Io ho sbagliato. Ma dov'è?
Eccolo là. Hanno lasciato. Hanno lasciato. Ding ding. Bene, bene. Ogni tanto anche a me un po' di culo. Basement, proviamo il basement. Però quelli faranno l'ultimo gene. Oh, hanno lasciato in fretta, non so. È possibile che vadano a prendere la chiave? Ah, la botola lì. Buono, devono venire qui quindi. Devono comunque venire qua, anche se hanno la chiave. Per salvarlo, ora che fate? Ho uscite dalle uscite, però. Oh, c'ho il Noed, attenzione, c'ho il Noed, aspetta. Vediamo un po' con il Noed. Ecco. Dove vanno? Dove vanno? Se ne sono andati. Forse ho fatto una cazzata. Mi sa. O no? Vabbè, due dovrebbero morire. Ancora chiuso. Potrebbero scassarmi il Noed laggiù, eh? Molto probabile. Aspetta, ho visto uno. Hanno preso la chiave. Vedi, non puoi fare niente, cioè non puoi fare niente di che. Nonostante ammazzi chi ce l'ha, loro si ricordano l'uncino, vanno a raccoglierla. Quindi l'unica arma che ho contro la chiave è do già la lobby. È l'unica, non può fare niente. Cioè è stupido alla fine. Perché poi sono in gruppo, se lo dicono dov'è. Madonna. No count. Sorry, non è colpa sua, però è rotta, cioè non c'è counter. Ho pure fatto fuori. Bentornato Giorgio. Come vanno? Benino, dai, bene, dai. Solo che ora mi sono beccato una squadra con la chiave. Ho ammazzato quello con la chiave. Tu dici Franklin's, ok, ma prima di scassarla del tutto, sai quante volte la deve droppare? Franklin's rimuove solo il 15% della carica. E per aprire la botola puoi usarla anche se ha una frazione di carica. Quindi è inutile pure Franklin's. Magari può aiutare se la droppa e non si ricorda più dove l'ha droppata, però è difficile che accada, non c'è un vero e proprio counter, capito? Non c'è. Ho giocato al meglio che potevo, hanno rushato, hanno ammazzati due, gli altri due sono andati là a prendere la chiave. Che devo fare? Roba da merda in testa. No, ma lo stream c'ha il gamma più alto di un po', mi sa. Comunque, grazie per il Prime Sub, Uva John. Benvenuto nell'esercito degli East Gamer. Ma vediamo un po' come va sta partita, va. Ma io non ce l'ho la chiave, mi pare di no. Ce l'ho la chiave. Sì, ce l'ho, vai, mettiamo la chiave, ora esce dalla lobby. Se io metto la chiave, è probabile che esca. AFK, vado un attimo in bagno, sperando che non parta subito il match.
E meno male, va, perché non mi andava di buttare via l'unica chiave che avevo. Ah, bene, bene, bene. Tornato. Dove bagno? Il bagno ha ucciso più personaggi del lag. Non lo so, sai, Bifcotto. Non lo so, eh. Secondo me il lag è di più, però. Dove bagno? Siamo quarti sulle live di DBD a livello mondiale, ragazzi. Come fa? Come? Ora mi dovete spiegare con le mani, con i gesti, come faccio a ringraziarvi per aver reso possibile questo. Cioè, noi siamo, udite udite, non è che siamo, no, come dire, primi nella piazza locale, no, di casa propria. No, siamo i quarti al mondo su DBD. Questo è qualcosa di proprio, cioè, che fa aprire gli occhi anche a gente che non sa neanche chi sono, capito? E questa è una cosa nuova anche. Ora cerchiamo il gen. Questa è una mappa brutta, eh. Cioè, scelgo la chiave, esce la merda. Scegli la chiave, esce la merda. Lizzo, lizzo. No, esce il Kruger. E beh, allora sei merdoso. E Freddy Krueger. Ah, prima avevo il Mori per fare il classic show, che è vero. No, quella volta me l'ero dimenticato. Madonna, ragazzi, oh. No, Giorgio, veramente, se siamo quarti al mondo su DBD, è qualcosa che potenzialmente aprirebbe le porte per diverse cose, perché io tra l'altro parlo anche l'inglese, non si sa mai, no? Twitch è molto più unita come community, no? Come per quanto riguarda gli streamer. Vediamo, 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 tutto è possibile. Non siamo più su YouTube, dove anche se fai grandi numeri non hai la visibilità necessariamente a livello internazionale. Qua, in base agli spettatori, ti manda in alto, eccetera, ti manda in cima. È chiaro che se in live parli in italiano, come sto facendo ora, non mi si caga nessuno di pezza. Però se cominci a parlare inglese, oh, maggot. E allora, però vabbè, dai, dai, vediamo nei prossimi giorni cosa succede. Questo gen tappa perché è bravo. Il gen è stato fatto, sì, ma il totemmino. C'è un totemmino da che parte? La, 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 la. È per qui. È andato di là a scalciare. Lo senti scalciare? No? Ecco, toc toc. Ho sentito il toc toc. Ora va di là. Ora se ne va. Vai. Vai, perfetto. E ora intervengo io. Qui c'è un totem? No. Vabbè, il ruin rompe leggermente le scatole. Preferisci l'americano o l'inglese? Io... ma entrambi. L'inglese è più vicino a me, però va bene tutto. Yorkshire è divertente. L'accento del Yorkshire mi piace perché è particolare. Una bella live in inglese secondo me ci sta. Sì, con la metà degli spettatori, però. Perché Zeb, io non capisco, sei noioso, ciao. Però sì, perché no? Si potrebbe sperimentare, magari. Oppure se no, la giornata dove c'è la live in inglese, settimanale. Vediamo un po', boh, anche per curiosità, boh, non so. Perché poi, ecco. Calbenzano, calbenzano, calbenzano. Oh, non calcolate. Ma dov'è sto room? Cos'è sta roba? Sai dove spawn a volte sto benedetto totem? Vicino alle uscite. A volte quel bastardo spawna proprio, no. Però questi non rushano velocemente. Boh, la chiave comunque sempre che la posso usare io, se spunta la botola. Mi sa che viene da me. No. Invece sì. Ecco, Franklin's Demise, ti piace male. L'ha messa apposta, eh?
Guarda che l'ha messa apposta. Che pensi di no? Ma in realtà l'ha messa apposta, Franklin. Cosa credi? Ora mi tocca andare lì a cercare la chiave, madonna. Ma mi vede da lontano comunque. No, perché non sto dormendo. Dio! Ducato un Freddy. Assurdo. Ok, il ruin è andato. Ora vado a cercare la chiave di nuovo. Non male però, eh. Non male. Hihie buai. Sì, esatto. Hihie buai. Ora ti voglio a trovare la chiave. In questa mappa. Ma dov'è? Ero tipo per qui, dov'ero? Vicino al gen ero, sì. Ah, io ho fatto il gen, poi sono andato di qua. Sono andato qui. Cristo, non so dov'è. Vedi, questa mappa poi rancida. Sto perdendo anche tempo. No, non so dov'è, ragazzi, non so dov'è. Forse qua. No. Perdo solo tempo come in abbi. No, dai, senti. Vedi la chiave, vedi, la uso io. Mi metto nel Franklin's. Che palle. Ora viene da me. Niente, non mi ricordo esattamente dov'era. Allora, toilet è un bagno proprio in cesso. Restroom è un modo più, insomma, più garbato di dire cesso. Restroom è tipo quello del ristorante, del locale più che altro. Cioè, se sei in un locale non devi chiedere where's the toilet, perché suona male. Ti guardano come se sei un barbone, no? Devi sempre dire... devi sempre dire restroom quando sei in pubblico, così, in un ristorante. Cioè, toilet lo dici quando sei ad una stazione ferroviaria, oppure aeroporto. Però al ristorante mai toilet, ma veramente, assolutamente. Guarda male poi. Dico, chi è questo pezzente? Allora... no, ma stanza dei servizi non proprio, non è proprio quello il termine, però il senso sì, il senso è quello. Ora l'uscita, ero distratto. Comunque sto Freddy potrebbe aver noid, eh. Potrebbe fare asdrudunzi. Asdrudunzi fa, no? Lo scopriremo ben presto, ragazzi. Grazie dei sub, appena conclusa questa partitozza, le leggo, gentilissimi anche stasera, anzi troppo, proprio assurdi. Non so che dire, ho finito le parole. Wow, ecco. No, senza noid, però. Hai la mia stima anche solo per questo, Freddy senza noid. Chi ne dici di Quake Champions? A me non piace il fatto che gli eroi abbiano statistiche diverse, hitbox diverse, abilità uniche, non... mi sembra più... c'è una via di mezzo tra un'arena e Overwatch. Forse dire Overwatch è un po' esagerato. Cioè, è un'arena, non arena. È un'arena strano, capito? È un ibrido e non mi piace l'ibrido. Perché l'ibrido esiste per quanto riguarda Quake per invogliare altre persone più casual a giocarci. È proprio una cosa che... sì, riconosco che è necessario sotto il punto di vista del business, lo riconosco, però a me non piace, quindi te lo vedi. Non ti posso dire sì mi piace, perché non mi piace. Non mi garba. Oh! No, non puoi. Così non vale. Siamo tutti nel regno dei sogni.
Prestigio 3 poi, Bloodlust. Madonna. Cazzato. Madonna, guarda quanto è avvelenato. Ma scendi. Cosa sta pensando? No. No. Niente. Ma secondo me se non muore. Aia. Ciao. Ciao. No 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 no. Ah, no, no. Ah, credits. Se ne va. Svegliami. Ah, un bel applauso. Grazie. E ora riusciamo le mele. Oddio, Borrowed, ti mo... No, vabbè, là sei un torsolo di mela. Sti royale cellulari hanno fatto più danni della peste. Più o meno. Più o meno. No, vabbè, dai. Yeah! Body block, body block, body body block. Non puoi ammazzarlo. Vabbè, l'ha trapassato. No, 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 no. Adadadad. Vabbè. Vabbè, ci ho provato. Grazie della cassetta degli attrezzi, marrone. vabbè, vabbè. Un po' di punti in più non fanno mai male. Ora il killer urla. Vabbè, però peccato che non ce l'abbiamo fatta a salvare l'ultima. Ma mi hanno fatto il possibile. Ho perso una chiave. Oddio, quanti punti. Wow, ha fatto tutto rosso qua, massimo, a parte questo che è di cacca, ma vabbè. Vabbè, almeno ho recuperato una cassetta, almeno. Diamo il benvenuto a Tiferet 78, Lorif 96, Akimo e J92 nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie per il vostro Prime Sub. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati alla Hag. Madonna la Hag, la devo livellare questa. Devo livellare la Haggina. Almeno un po'. Volete UT? No, vabbè, facciamo UT, va. Si è fatta una certa ora, ora cambiamo e mettiamo Unreal Tournament. Ok? Dobbiamo come prima cosa cambiare il titolo della live. Se no si arrabbiano. Mettiamo Unreal, vediamo gli Stream Sniper. Unreal Tournament, spero lo salvi, Ma io l'ho messo. Allora, vediamo un po'. Chi saranno gli stream sniper di stasera su Unreal Tournament? Avviamo il launcher di Epic Games per giocare a Fortnite. Volevo dire Unreal Tournament. Io Fortnite manco ce l'ho installato. Guarda, non ce l'ho manco installato. Pensa te. Pro sporco, capito? Ce l'ho manco installato. Volevo Zove il bagno. Allora, domani Crysorts, riprendiamo la killer rotation dalla Hag, va bene? Lo dico a te, ma lo dico a tutti. Riprenderemo la killer rotation da là, dal coso.
Grazie Lucia, Giorgio, fa bene, vai! Il tifo di Giorgio ci sta tutto, grazie dei 100 bit, come di consueto si va anche su T, dai. Ma perché non va? Ah, perché non ho settato la cosa. Risulta cambiato il gioco su Steam, ragazzi, sì. Ci siamo? Eccoci. Spero di sì, io l'ho messo il gioco. No, come niente Fortnite, oggi non mi sento in vena di giocare a Fortnite, forse la prossima volta, sì, tra 60 anni forse. Allora, quante richieste d'amicizie ho? Poche, solo 106, ragazzi, mi avete deluso, solo 106 richieste spammate d'amicizia indesiderate. Grazie Only Revenge, grazie. No, perché se non lo vedo cambiare io in tempo reale il gioco su Twitch, quindi, capito, sai com'è. Proviamo, chissà, magari trovo uno forte, dai. Quanto ma... Sì, manca un minuto. Non si può vincere sta partita, manca un minuto. Troviamone un'altra. Dai, una partita già persa è brutta. Mancava 60 secondi. Come faccio a fare 38 kill in 60 secondi? Oh, questo è meglio. Qui 8 minuti e mezzo, ragazzi. 6 punti, primo. Ah! Ah, no, no, no. No, 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 non puoi, non puoi, non puoi. Non devi. Non devi, non puoi, non devi. T'ho sfiorato, sai. Dammi un'arma, dammi un'arma. Killing spree, dici? Killing spree, dici? Dammi un attimo, dammi un attimo. Hanno preso tutto, ragazzi, hanno preso tutto. Vediamo il doppio danno a che punto sta, il doppio danno. Però l'ho ucciso, però l'ho ucciso. Oh, oh, calmo, eh. Calmo, ma quasi ammazzato. Ecco, ha preso la doppia potenza. Vediamo qui, ecco, bene. Questo te l'ho rubato, invece. Un po' di cura, che ho pochissima vita. Bene, eh. Oh, Benz, dove vai, dove vai? No, 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 no. No. Bella lì. Bellissima. Queste sono mie. Queste due bocce possono solo essere mie. Vai. Questo ancora manca un po'. Dovrebbe spawnare. Bravo, l'hai scansato, l'hai scansato. No, non mi frega la cosa, ti prego, non me la fregare. Bravo, bravo, non me l'ha fregata. Questo è mio. No, no, è mio, non puoi averlo. Non puoi proprio averlo. Madonna! Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, Lercio! Manca là? Ah, me l'ha fregata lui. Mi ha fregato lo scudo. Wow, come tifano. Senti come tifa la gente. No, no. No, no, no. Nei denti, che bel colpo. No, quello mi è piaciuto. Sinceramente. Ok, doppio danno spawnato. Chissà chi ce lo frega. Forse nessuno. Muoviamo le chiappe perché qualcuno lo vedrà. Andrà sull'ascensore. 18-10, lui con 10 morti. Io con una morte sola, prendiamo il doppio danno. Facciamo un po' di male. Preso. Lo scudino. Wow, bellissima, al volo così. Grazie, e ora si fa danno. Si fa danno. Bene, bene, bene. Doppia, doppia lì. Che spettacolo, wow, wow. No, mancato. Per poco, eh. No, è il muro. Non male, 15-1. 15-1, c'è il recupero.
Prendiamo un po' di vita. In 5 minuti ci provo, ragazzi. Dai, dai, forza, forza, veloce. Grazie. Dai, scendi, 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 scendi. No, scendi, scendi. Oh, bravo, grazie per avermi ubbedito così. Qui manca ancora un po'. Scendiamo così a sgamo. Morto. Questo esce da qui. No. Grazie. Questo è cieco, eh. Doppia potenza, ora dovrebbe spawnare. Vai. Intercettato. Questo dove va? Dove va? Là fuori? Frizzino time. Frizzino, frizzino, frizzino. Buzz. Sniperiamo un po'. Preso. Che altro c'è qua? No, è protetto. Preso. Buzz. No. Preso. Dai, non... Ok. Godlike, attenzione. Non male, non male. Però avevo previsto la traiettoria, eh. L'avevo prevista. Madonna. Vabbè, ma quella era ovvia, dai. Quella era ovvia. Un po' ovvia quella. The dance? Madonna. Al volo. Al volo. Madonna. Vita. Ok, dai, 32-1, eh. Non male. Melmini. Dai, Melmini, Melmini. Oh, viene, eh. Vieni avanti. Serve vita. No, 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 no. Melmato, ma m'ha ucciso. Vabbè, vabbè, ci sta, melmato. Non mi fa lo spawn kill, dai, non mi fa lo spawn kill. 33-2, eh. Non so se ce la faccio a vincerla. Forse, forse, forse. Sai che si fa ora? Si prende questo, si prende il lanciarazzi. Cominciamo a spammare e vediamo se riesco ad accaparrarmi la vittoria. Provo, provo, ma è difficile. Un po' avanti, un po' avanti. Ma dove sono? Ok, uno è lì. Dai, un altro, veloce, veloce. Vai. Scappa il nerdoso. Sì, ma si suicida. Niente, mi sa che sarà troppo difficile questa, però. Morto. Ma è troppo avanti di kill. Vedi, quando inizi. Dove vai? Dove vai? Scappa il verme. Niente, troppo avanti di kill. Vabbè, GG, 21 morti fatto, auguri. Cioè, non è che sei forte, però vabbè. Non è che sei forte, sponchillato. Non ce la faccio, mi sa. Per un punto, dai, su. Dai, dai, dai. Non ci credo. Non ci credo per uno. Non ci credo, non ci credo. No, ma non ci credo proprio. Aspetta. Ma ha fatto il punto, merdoso. Sono ancora avanti. Dai, 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 dai. Dai, dai. Cazzo.
Sì! 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 E cazzo, aveva scritto E! Bene! Quanto è la riga 44-5? Oddio, GGVP! GG! Madonna! Oddio! E grazie mille, Chrysler, per il host, eh! Veramente gentilissimo! Come sempre, gentilissimo! Hai fatto a rinzarunzai killer? Oddio! Oddio, sudata perché devo recuperare, ma ce l'ho fatta, eh! Ce l'ho fatta, avrà spaccato il PC, eh? Non lo so, eh! Mamma mia, ed io ringrazio chi ha fatto il CIERO, io Giorgio di nuovo con i 100 bit e Binonuv con gli altri 100 bit, grazie per il tifo e grazie I Designed That per il Prime Sub, benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer, anche a te Fedex96k e Diego Scali01, benvenuti anche a voi e grazie anche a voi per il Sub, il Prime Sub, benvenuti, mamma mia. E Vinzarini anche, grazie anche a te Vinzarini per il Prime Sub, benvenuto anche a te, a tutti, grazie mille. Avete visto che a Rinzarunza? Sbucciati bene. E allora, qua 4 minuti però impossibile, mi sa. In 4 minuti recupera 16 frag, ridi che si può? Secondo me no. È impossibile così. Ma questa si perde. Troviamo una partita che si può vincere. No, vabbè, 4 minuti sono pochissimi. Devo trovare una partita che è iniziata da relativamente poco, se no non può vincere. È così il gioco. DM Salt, vediamo un po' quanto tempo abbiamo qua. 7 minuti? Provo. 7 minuti sono pochi però, pochissimi. C'è un italiano che sta a 12. C'è un italiano che sta 13-3. Però boh, c'è poco tempo. Io provo, ma senza vita sto. Preso. Riuscirò a scappare? Mi sa. Ma non ho tempo. Non ho tempo. No, non mi griffa con poca vita, ti prego. Te prego. Non avevo vita. 8 di vita, auguri. Guarda, static combo, quello è nabbo. Fa le static combo. Madonna, Earthnut. Earthnut lo dice quando prendi uno al volo col moccio. Se lo prendi al volo ti fa Earthnut. Madonna. Buona, 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 dai. Questo non può respawna. No, non te lo do a lanciarazzi. Te lo do malvolentieri. Oh madonna. Vai, bene. Vaffanculo. Grazie per i beats, chiunque sia stato. Aspetta, prendo questo e torno subito all'attacco. Questo sta fermo, grazie de... No, non l'ho preso. Dammi i punti, va, visto che devi rimanere fermo. Tanto lo dai a un altro se non lo dai a me. Quindi meglio che lo dai a me, no? Quello dorme, boh. Madonna che palle. Ha avuto un po' di culo lì, eh. Ha avuto un bel po' di culo. Sto anche recuperando.
Però non so se mi basta il tempo. Guarda, 4 minuti. Pochi. Pochi 4 minuti. Madonna, ma quanto cazzo c'ha il power up. Grazie, dalla a me. Grazie. Che culo. Lo sto raggiungendo però, di score. Però in 3 minuti e 40 ne dubito di vincere, però. Questo va in giro solo col cecchino quasi, non so perché. Dove va? E va bene, altro da dietro qua. Che culo. No, ma questa è la sfiga, capito? Poi ti fa perdere a lungo andare. Se tu hai sfiga una volta, 2-3, allora basta. Poco tempo. Se no era vinta, Hai preso pure lo scudo. Ovviamente la vita non c'è. No, ho fatto 15-6. Non... difficile recuperare così. C'era zio P. Ha rischiato di farsi saltare per aria così a caso. Andiamo così. Buono. 18. Attenzione. Ma sono 2 minuti. 2 minuti? Provo. Però devo rushare con le armi di merda, se no è l'unico modo. Ok. 21, altri due mi servono. Ho capito, ma spammi, capito? Almeno che non si è suicidato, ok. Dai. Buono. Buono, l'abbiamo raggiunto. Dammi un punto. Oh, siamo primi, prendi lo scudo. Prendi quello scudo. Mi frega la frag. Però lo uccido io e vado 26 e prendo anche lo scudo. No, ora sono cazzi tuoni. Vieni qui. Vai. 27. Dai. Oh, la sfiga, oh. Assurda, eh. Cioè, il nabbo mi spamma e muoio perché mi spamma il nabbo. Dovrei farcela lo stesso, vabbè, lo spam del... vabbè, ho vinto uguale, suca. Ho vinto lo stesso. È arrivato il razzo. Vai, GG. Niente, ho vinto. Non male. Non è stato facile, perché poi c'è stato questo che ogni tanto mi buttava i razzi a random, così, mentre sparava un altro, però dai. Oggi sono di buon umore, si vede. Grazie Bino Noob per questi altri 100 bit. Madonna. E vai, combattuta una bella. Grazie dei cheer, Giorgio, anche.
E benvenuto a Lez 10 nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie per il Prime Sub. I'll win the next match. Sì, sì, contaci. Ha detto l'italiano che vuole vincere il prossimo match. Vediamo se ha ragione. Dai, faccio l'ultima e poi ci salutiamo. Che si è fatta una certa ora. Sono le 9:30, vedo. Allora. Maybe if there will be less lag. Questo parla in inglese perché deve farmi capire che non mi conosce così, che lui non stream snipera. Non sta stream sniperando questo, l'ho trovato a caso, però vuole fare bella figura, quindi per quello parla in inglese. Benvenuto Mucus. Mucus? Vuol dire moccio in inglese, Mucus. Mucus 1993, grazie del Prime Sub e benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Allora, mappa decente, bene. Ora, voglio vedere come vincerà questo. Voglio vedere in che modo vincerà. Ma chi è uscito? Ma uscì, non lo vedo. È rimasto Wimpzilla, ma l'altro è uscito. Siamo ancora in warm up, eh? Cioè, dice stavolta vinco e poi esce. Cioè, guarda, non c'è più. Se non è un italiano quello. Cioè, ha detto, la prossima la vinco, sì, uscendo. Si è cagato addosso, dice Giorgio. Non lo so, può essere, ma è uscito. Un motivo ci sarà se è uscito, boh. Vabbè. Ma facciamo la mappa di merda, va. 5 minuti, manca poco. Guarda ragazzi, se mancano meno di 7 minuti è persa per forza, capito? Se ha tanti punti il primo. Stavolta vinco shit. Dai su, mi dai una mappa per bene. Oh, è iniziata ora questa. Ah, è quella. No, c'è, qua lì. È lì. Ah, ammazziamolo. Vai, Luke è morto. Madonna, che palle quello spammer. Spamma. Io devo imparare a non attaccare mai con 100 di vita perché... Datemi i punti. 4-1, va. Dammi i punti. E rimane fermo, infatti si vede che vince, rimanendo fermo. Dai, che culo di merda! Quello è culo invece, beccare due volte preciso uno lì. Ha rotto i coglioni. Ha rotto tre quarti di palla. Ma cos'è una torretta di Team Fortress? Che è? Una torretta di Team Fortress. Vieni qua, torretta, vieni qua. Vieni qua. Dov'è? Dove vai, torretta? La torrettina. Poverino. Che fa questo? Regalamelo il punto, grazie. Vai, 9-2. Infatti sta vincendo, si vede, no? Sta vincendo alla grande. Dov'è? Ecco, è morto. Morire male. Sì, ma qui la gente rimane ferma. Che fa? Sono arresi tutti. Che fa? Aspetta il Redentore. Mo? Questo che spamma qualcosa, il frizzino. Vai, dammi questo. Trolliamolo un po', va. Ma buttiamolo qua, se no mi ammazza. Andiamo a prendere questo. No. Non mi faccio ammazzare gratis, non mi va. No, da laggiù la vedo un po' difficile, da laggiù. Ha provato però, dai. Almeno ci ha provato.
ci ha provato di nuovo, almeno ci ha provato di nuovo. Tentare a volte nuoce. In quel caso soprattutto Bavaruli, lo Sponkill spudorato, cavolo, è un artista, vince con la non violenza, infatti ha moralmente vinto, ma solo moralmente. Volevo intercettarlo lì, avete visto? All'armatura, però non è più andato là, che strano. Ha detto no, dopo tutto non lo volevo, lo lascio a te Zen, va bene. Dance? Ma sti giocatori sono... boh, strani. Sono un po' strani. Ma vedete, c'è un altro che spamma. C'è un altro che spamma laggiù. Madonna! Madonna che fa... cioè, quella poi... quella del desk flip, eh. Va, manca a segno il colpo. Bene. E vaffanculo. 24-3. No, ma questa è easy, eh. Questa è proprio 2-7, ha vinto proprio. Come mai Zeb non costruisci i muri per difendere i muri? No, no, qua altro che muro. Altro che muro. I'm really pissed off, ha scritto. Non parla italiano, ci deve far capire che lo parla, capito? Se no, della serie, sarò scarso ma almeno parlo l'italiano, sappiatelo. Sappiatelo. Parlo l'inglese, volevo dire, scusate. Sappiate che parlo l'inglese. Dritto. No, no, non era spammato quel razzo, eh. Non era spammato, no, no. Quel razzo era ponderato, sai, tattico. Madonna. No, Lance! Oh, 34. Distrutti. Dove sei a cecchinare? Dove sei a cecchinare? Sei là dove c'è lo scudo? No, il solito punto prevedibile. Quello è morto, comunque. No, si è spostato alla fine. Vai, timerato perfettamente. Buono, vai, salta, 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 salta. No, 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 a me no, eh. Dicevo io. Chi altro ne vuole un po'? Dance. No, me l'ha fatto scoppiare in faccia. Me l'ha fatto scoppiare in faccia, per poco non sono schiattato. Vado in testa, l'ho battezzato con la granata, avete visto? Battezzato, ta. No, non puoi averlo. Non hai pagato il pedaggio. La fila per morire, da wa wa. Dominate. Da 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 dominating. Madonna, che partita. La scivolata, pum, in faccia. Scivolata dalla morte a farlo. 45-4, assurdo.
Vabbè, ho rischiato, spammato nel muso. Mancano 2 minuti e questa partita mi sa proprio che la vinco io, ho questo presentimento. Perché la persona in seconda posizione ha 16 kill, io ne ho 46, quindi mi sa che vinco. Mi sa che vinco. Beh, prima di finire però voglio fare qualche cecchinata. Mi dai il cecchino? Mi dai l'arma? Grazie, dalla a me. Dove è andata? Oh! E fammi raccogliere l'arma! No, non me la vuole far raccogliere l'arma, non vuole. No, ho scansato la cosa. Ho scansato la cosa, lo scudo. No, 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 no. Ormai è un minuto. Prendiamo questo. Però non sono morto, Preso. Bene. Bene. Ma che fanno? Che fanno quelle pistole là? Che fanno? Madonna. Se 57-6. Dance, dance, dance. Qua si impegnano. Bombardato. Evans. E per stasera direi che così può bastare. GG. Occhio alla rimonta. Not bad, I mean. Ma questo mi conosce, fa finta di non conoscermi per tirarsela in live, così per fare la figura di quello che non solo parla l'inglese ma fa altre cose nella vita, sai, è proprio... Insomma, è una persona da rispettare, capito? Ce lo deve far capire. Ragazzi, vi ringrazio di cuore, veramente, veramente di cuore, per aver seguito questa live qui su Twitch stanotte / stasera. La vostra presenza è molto gradita. Si è fatta una certa ora, no? 00:22 e siamo ancora in 700 e passa. Live di successo. Domenica torna Resident Evil con la cam, in settimana altri gameplay su altri giochi. Grazie a tutti per i cheer, le donazioni, i sub, la partecipazione in chat, di tutto. È andata benissimo, veramente. La cam domenica, perché fin quando non mi sposto nella nuova casa, ovvero verso il 15 settembre, io spero prima, però... però comunque uscirà sempre il video settimanale su YouTube, dovrebbe. E poi domenica ci troviamo faccia a faccia con altro Resident Evil, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Grazie a tutti per la partecipazione, noi ci becchiamo come sempre al prossimo video e alla prossima live. Ciao!